ben ritrovati. Oggi parleremo di viticoltura, enologia e quindi vinificazioni e varie tecniche connesse alla stabilizzazione, alla gerificazione e all'invecchiamento dei vini. Cominciamo subito, diciamo, con la definizione di bevanda alcolica, che è qualsiasi bevanda contenente alcol etilico, detto anche etanolo. Le bevande alcoliche in generale si possono ottenere o mediante fermentazione alcolica degli zuccheri, quindi contenute nei vari frutti o nei cereali, quindi proprio nel caso dell'esempio del vino dalla fermentazione dell'uva, o la birra dalla fermentazione dell'orzo, o meglio del malto d'orzo. Le bevande alcoliche inoltre possono essere ottenute per distillazione, quindi da bevande fermentate, quindi per esempio il brandy che si ottiene per distillazione del vino, distillazione quindi di cereali o altri vegetali sempre ricchi di glucidi o amidi come la vodka da grano e patate, oppure dalla residui della produzione di bevande fermentate, come per esempio la grappa che è ottenuta, diciamo, da un residuo di fermentazione nel caso del vino dalle vinacce. Oppure sì, ci sono i cosiddetti liquori che sono dovuti, diciamo, ottenuti con l'assemblaggio diretto di alcol con oli essenziali e quindi altre frutta, scorze di agrumi e così via. Per macerazione appunto a freddo o per infusione, che è una macerazione praticamente a caldo. A questi spesso si aggiunge anche sciroppo di glucosio, di zucchero, acqua ed altre sostanze coloranti o aromatiche. Invece il vino è definito come la bevanda ottenuta dalla fermentazione del frutto della vite, quindi dell'uva, o del mosto. In Italia e in realtà in tutta la comunità europea il vino si può ottenere soltanto dalla fermentazione delle uve prodotte con la vitis vinifera. Questa, diciamo, giusto due cenni storici sulla diffusione della vite nel mondo. Si pensa che la vite sia apparsa sulla terra circa 100 milioni di anni fa e in particolare la vitis vinifera, quindi la vite che noi utilizziamo per produrre l'uva che ci darà il vino, sembra originaria della Caucasia, circa 10.000 anni avanti Cristo. Secondo la Genesi, già Noè fu uno dei primi viticoltori, quindi come diciamo, si ritrova nella Genesi. Ed è stata sempre una bevanda estremamente importante sia per il mondo egizio, che quindi ne facevano molto uso, come si riporta, diciamo, da vari graffiti e varie testimonianze che si sono ritrovate. Addirittura aveva anche un simbolo sacro, venivano costruiti anche, come si suol dire, della biciotteria, se possiamo chiamarla così, che sono state ritrovate nelle varie tombe. Anche, diciamo, i greci appunto facevano molto uso di vino, infatti avevano il famoso dio Bacco, considerato appunto il dio del vino. In realtà i primi a capire il valore economico del vino furono proprio i romani, che quindi cominciarono a coltivarlo ed anche, diciamo, a commercializzarlo, che sono stati, diciamo, i primi inventori, diciamo, delle botti di legno per poterlo trasportare. E addirittura, infatti, nelle città romane vi erano anche le osterie, chiamiamole così, dove veniva servito il vino insieme ai vari cibi. Come vedete anche qui, diciamo, in diverse immagini di Pompei viene ritrovata raffigurazioni di Bacco e del vino. Diciamo, analizziamo quindi un po' la struttura della pianta di vite. La vite è una pianta rampicante, appartenenti quindi al genere delle vitacee. Si possiamo distinguere la pianta di vite in un apparato radicale, un fusto, che si dirama, diciamo, in vari tralci, così vengono chiamati i rami della vite, e abbiamo poi i grappoli, che sono il frutto che noi, diciamo, utilizziamo per produrre il mosto e poi il vino, e le foglie come parte aerea. Come dicevo, la vite coltivata per la produzione del vino è nota come vite europea, e in realtà il nome scientifico è Vitis vinifera, per differenziarla invece dalla vite americana, che invece oggi viene utilizzata per la produzione dei porti innesti. Perché viene utilizzato questo innesto tra la vite vinifera e la vite europea, in pratica, e la vite americana? Perché la vite
vinifera è sensibile all'attacco della fillossera, che è un insettino in pratica che va ad attaccare le radici della vitis vinifera, attaccando le radici ovviamente la pianta muore, mentre la vite americana ha una resistenza a questa fillossera, per cui le piante che andiamo a comprare oggi al vivaio sono un innesto tra la vite americana, che quindi costituisce la parte radicale, mentre la parte aerea è costituita dalle diverse specie appunto di vitis vinifera. Anche di vite americana esistono diversi tipi, che diciamo, l'agronomo va a scegliere in funzione delle caratteristiche trovate del terreno, dell'affinità col porto innesto, della vigoria, la resistenza al calcare e vari motivi. E le più diffuse sono la berlandiera, la ripari e la rupestris, ma in realtà molto utilizzate sono i vari ibridi tra questi tre. Come dicevo appunto, quindi questo insomma, se ci fate caso, qui c'è un innesto, quindi la parte aerea è vitis vinifera e la parte radicale è vite americana. Volendo vi parlo anche dei tipi di innesto, sì, magari. Vabbè, qui diciamo solitamente l'innesto fatto dal vivaio tra la vite americana e la vite europea, un innesto ad omega si chiama, praticamente c'è una macchina che fa come praticamente il puzzle, per intenderci, fa questi omega che vengono poi incastrati. Mentre in vigna, sulle piante già adulte, solitamente si fa un innesto a spacco, quindi il fusto viene spaccato e vengono diciamo, presi i piccoli tralci della vite da innestare, di solitamente 1-2 gemme, che vengono appunto affilati col coltello e inseriti all'interno quindi di questo spacco. Questi sono sicuramente gli innesti più diffusi per la vite. Quando il vivaio innesta vuol dire che parte da una pianta con delle radici, come possiamo dire, autoctone, europee, e poi innesta sulla parte americana. Sì, allora praticamente i vivai in realtà devono, esistono delle, come esistono i vigneti in pratica per la produzione del vino, esistono dei vigneti che producono soltanto piante di vite americana, quindi da cui si ottiene l'innesto. Diciamo la parte radicale, mentre la parte aerea sono dei semplici tralci prelevati dalle vigne già esistenti. Ovviamente sarà cura del vivaio andare a prelevare questi tralci dai vigneti che sono certificati esenti da virus e da altre patologie, perché purtroppo spesso capita che appunto l'innesto fa trasmettere queste patologie. Per cui il problema di questa aggressione all'apparato radicale è rimasto nel nostro terreno, perché come ci sono delle zone dei vigneti anche dalle due parti di... La fillossera è attualmente ancora presente in Italia, esistono soltanto pochi vigneti detti a piede franco, ovvero che non hanno l'innesto, perché si sono posizionati in terreni molto, molto sciolti, che in pratica questo insetto fa delle gallerie sotterranee per passare da una pianta all'altra. Se il terreno è molto sciolto, mentre fa la galleria, gli crolla praticamente addosso, non riesce a costruire dalla galleria per passare da una pianta all'altra. Per cui non è una resistenza della pianta alla fillossera, ma è un fatto di terreno. No, è dovuto al terreno, okay. Sì. Va bene, grazie. E l'importanza di queste vite a piede franco è la loro longevità, perché sono molto più longevi rispetto alle viti innestate, diciamo, tra vite americana e vitis vinifera, per cui si ritrovano spesso queste piante secolari di vite a piede franco. Quindi poi di sopra della pianta americana si può innestare qualsiasi varietà, qualsiasi vitigno che noi vogliamo riprodurre. Le uve possono essere classificate in uva da vino e in uva da tavola, quindi a seconda della destinazione che se ne fa. E invece possiamo classificarla in base al colore in uve bianche e uve rosse. Qui diciamo vediamo degli esempi, per esempio vediamo una vigna di Trebbiano, una di Sangiovese. In realtà possono essere classificate anche in base al contenuto di sostanze aromatiche presenti all'interno dell'acino stesso. Quindi per esempio abbiamo vitigni aromatici come il moscato, abbiamo vitigne possiamo considerarli neutri, e invece dei vitigni semi aromatici in cui queste sostanze sono presenti ma non in modo diciamo molto eccessivo, per cui vengono detti vitigni semi aromatici.
Giusto un accenno sull'anatomia del fiore del frutto. In realtà la vigna, così come la conosciamo, non è il frutto della vite, ma è un'infruttescenza, cioè il singolo frutto in realtà è il singolo acino. Che botanicamente appunto è una bacca. E dunque anche i fiori in realtà sono riuniti in un'infiorescenza che appunto noi chiamiamo grappola. Il fiore della vite è un fiore ermafrodito. Il ciclo biologico, diciamo, della vite è rappresentato in questo schemino, in pratica, che la pianta riposa, per così dire, da gennaio ad aprile-maggio, dove comincia poi il germogliamento, e vi è una rapida crescita dei germogli fino alla fioritura, dopodiché quindi vi è l'allegagione, quindi la formazione dei primi acini, e sia la maturazione ovviamente in funzione delle varietà, in funzione delle zone e dell'andamento climatico, che va da luglio a ottobre e alcune varietà anche inizio novembre. Quindi una volta diciamo, accennato a queste cose di viticoltura, possiamo passare alla vinificazione. Possiamo diciamo, dividere gli aspetti della vinificazione in tre step. Il primo va diciamo, dalla determinazione del giusto grado di maturazione, quindi prima di decidere di vendemmiare bisogna valutare il grado di maturità che vogliamo avere sulle nostre uve, e quindi la raccolta e il trasporto in cantina con la successiva selezione delle uve. Ovviamente faremo questa lezione improntata più sulla produzione di vino di qualità, diciamo, quindi elevato a livello qualitativo, perché diciamo, per i vini di basso profilo già la selezione delle uve è un'operazione che spesso non si fa. Il secondo step diciamo, che riguarda la vinificazione è quello che va dalla mostatura, quindi dall'ottenimento del mosto, passando per la macerazione, la defecazione, le varie fermentazioni alcoliche e malolattiche, fino all'affinamento in legno, in acciaio. La terza fase va dalla chiarifica a tutte quelle operazioni fatte ormai sul vino pronto, diciamo, da imbottigliare fino all'imbottigliamento. Come dicevamo, un aspetto estremamente importante per l'ottenimento di un vino, diciamo del vino così come lo desideriamo, è la determinazione del giusto grado di maturazione delle uve. La maturazione può essere fatta, diciamo, può essere valutata con un metodo empirico che può essere quindi in base al colore della buccia, alla consistenza della polpa, alla lignificazione del peduncolo. Quindi questo in realtà più per una maturità biologica e fenologica. Uno strumento molto importante per controllare diciamo, il contenuto di zuccheri, che è un aspetto che interessa per la vinificazione, perché dal contenuto di zuccheri poi dipenderà il grado alcolico finale, è il rifrattometro oppure il mostimetro, vario densimetri diciamo, utilizzati per misurare gli zuccheri contenuti nell'uva. E un altro aspetto molto importante in realtà è anche l'acidità e il pH. Volevo sapere. Se io voglio utilizzare un mostimetro per fare questa valutazione, sì. Praticamente che cosa faccio? Prendo un grappolo, lo sì. Spappolo fino a farne uscire il succo e ne valuto la densità, giusto? Esatto, allora in realtà sarebbe importante anche filtrarlo con una calza, con un tovagliolo, per evitare che i residui di polpa possano influire sulla misurazione del mostimetro. Però il procedimento è questo, quindi estrarre semplicemente il succo, fare una piccola diciamo, ammustatura al momento e misurare il contenuto di zuccheri di questo mosto. Il consiglio è in realtà non prendere il singolo grappolo, ma raccogliere diversi acini su diversi grappoli. Un campionamento molto semplice può essere fatto così: si entra in vigna, si escludono innanzitutto i filari più estremi, perché possono essere influenzati magari dall'ombra dell'albero del vicino e così via. Si scelgono diciamo, solitamente dei filari al centro del vigneto più o meno omogenei. Si entra in vigna e si raccolgono gli acini sia delle vigne che stanno sulla tua destra che quelle sulla tua sinistra. Stiamo parlando diciamo, di un vigneto a spalliera. Di questi, gli acini però anche sulla vigna vanno presi in posizioni diverse, perché gli acini che si trovano più vicino nella parte più alta del grappolo. Sì, è il grappolo, sì. Gli acini che si trovano nella parte più alta del grappolo hanno un diverso contenuto di zucchero rispetto a quelli che si trovano nella parte intermedia e quelli che si trovano nella parte bassa. Per cui solitamente si prendono due acini dalla parte alta, due dalla parte intermedia e uno dalla parte bassa. E nello stesso tempo anche la distanza del grappolo dal fusto è importante. Per cui, ritorniamo all'immagine di prima.
fare un campionamento, magari se c'è un grappolo più vicino al fusto ed altri grappoli più lontani, quando si fa il campionamento una volta si prende da questi asci dal grappolo più vicino e un'altra volta da quelli più lontani, in modo da ottenere una situazione quanto più rappresentativa possibile dell'effettivo grado di maturazione. E poi comunque una volta determinato il valore della densità, questo comunque dipende dal tipo di uva, cioè sì. In base a quello, cioè come mi devo regolare per poi dire ok, è pronta per vinificare, ci sono degli standard, per esempio, che ne so, per il primitivo so che deve aver raggiunto almeno... Allora ti spiego, prima abbiamo parlato diciamo di maturità biologica, che è quella dovuta appunto, abbiamo detto, al cambiamento di colore della buccia, alla consistenza della polpa, alla vinificazione del peduncolo, ma noi in realtà quando andiamo a fare la vendemmia ricerchiamo una maturità che possiamo definire tecnologica, ovvero noi gli accogliamo le uve in base al nostro obiettivo enologico, per cui prima di fare la vendemmia già dobbiamo sapere che tipo di vino vogliamo ottenere. Per cui perché questo? Perché è quindi importante in realtà fare seguire questa maturazione in più step, perché durante la maturazione ci sono dei cambiamenti all'interno della bacca. Innanzitutto vi è un aumento degli zuccheri man mano diciamo che aumenta la maturazione, ma vi è anche una diminuzione dell'acidità, oltre a un aumento di pH e l'evoluzione appunto degli aromi e dei polifenoli. Quindi, per esempio, se voglio ottenere, fare un vino spumante, nel vino spumante è molto importante che ci sia una buona base di acidità, quindi l'acidità deve essere un po' più alta, perché l'acidità del vino spumante dà freschezza, quella che viene definita al gusto la freschezza. E nello stesso tempo il vino spumante non deve avere un tenore di alcol molto elevato, perché può avere poi problemi di rifermentazione. Quindi in questo caso vado a vendemmiare le uve un po' prima rispetto a se volessi ottenere un vino bianco fermo, perché mi serve appunto un'acidità più alta e degli zuccheri non troppo eccessivi. Per cui sapendo che gli zuccheri aumenteranno con la maturazione e mentre gli acidi diminuiranno, sono costretto ad anticipare un po' la vendemmia, anche se magari gli aromi non sono tutti completamente formati, altrimenti poi dovrei fare aggiunte e cose varie, quindi diciamo andandomi un po' a complicare il lavoro. Così lo stesso modo, voglio fare un vino bianco che magari con un tenore alcolico intorno ai 12 gradi, per intenderci, per cui faccio riferimento diciamo, un po' al contenuto di zuccheri che mi garantiscono di ottenere il livello di grado alcolico, e poi diciamo un po' conoscendo il vitigno e sapendo come evolvono diciamo, gli aromi e l'acidità durante il tempo, perché più o meno poi si fa un'esperienza su quel vitigno, si sa in quanti giorni più o meno vi è diciamo, le curve diciamo, di maturazione e quindi si decide il tempo della vendita. Se poi voglio fare per esempio un vino rosso da lungo invecchiamento, sicuramente avrò bisogno di più sostanze polifenoliche, che quindi invece queste aumenteranno verso la fine della maturazione, per cui cercherò di spostare la maturazione quanto più tardi possibile. Quindi vedete, qua ci sono appunto scritto indici di maturazione generici, cioè ovvero devo avere degli zuccheri almeno in grado da darmi un vino da 12,5 solitamente alcolico, un'acidità titolabile tra 8 e 10 al momento della vendemmia, e quindi un pH poi che va da 3 e 3,15, che quindi mi permette di avere un vino stabile, ma anche di consentire la fermentazione da parte dei lieviti. Quindi appunto quando parleremo di determinazione della maturazione, diciamo, ci riferiremo a quella tecnologica, quindi quella che vogliamo che sia tecnologica, sì. Inoltre, quali sono i requisiti necessari per fare una buona vendemmia, una vendemmia di qualità? Innanzitutto che vi siano uve sane. Qua dice appunto massimo contenuto zuccherino, ma sempre valutata in funzione diciamo, del vino che vogliamo ottenere. Tra gli indici di maturazione in realtà molto utilizzati, che non ho riportato prima, vi è il rapporto tra zuccheri e acidi. Quindi, per esempio, un buon rapporto è tra 2 e 3. Infatti se facciamo un calcolo, per ottenere un vino con 12 gradi alcolici bisogna vendemmiare un vino che ci abbia almeno 20-21 grammi litro di zucchero, per cui, o gradi Brix, per cui se si fa 21 diviso 10, cioè un 2,1, 21 diviso 8 va quasi 3, quindi
21 brick sbab sono circa 19, se non sbaglio. 18. Dopo vediamo le tabelle di conversione. Anzi, te lo dico subito. Se non ci dimentichiamo. Sì, NAP. EnoTools si chiama. EnoTools. Detto conversione da 21 bricks, no, 21 bricks sono 17,5 bavo. Allora, dopo lo vedremo nel calcolo della rendita, diciamo, della resa di fermentazione. Solitamente in modo empirico si calcola che per calcolare, diciamo, il contenuto alcolico, si fa il contenuto zuccherino espresso in bricks per 0,6. Quindi 20 bricks da un vino da 12 gradi alcolici, quindi 20 per 0,6. Poi vediamo il perché, quindi c'è tutta la spiegazione chimica. Dicevo, quindi ovviamente durante la vendemmia bisogna che ci siano delle condizioni climatiche anche ottimali, quindi che non ci sia rugiada sui grappoli, e bisognerebbe vendemmiare anche durante le ore non troppo calde, in modo da evitare che comunque il maltrattamento che subisce il grappolo durante la vendemmia non inneschi poi fermentazioni spontanee e indesiderate all'interno dei recipienti di trasporto delle uve. Vedi, qua l'abbiamo anticipato, appunto, che la maturità enologica è funzione quindi delle varietà, delle condizioni ambientali, del tipo di vino che vogliamo ottenere soprattutto, che è diversa quindi dalla maturità biologica. Quindi anche qui ripeto, appunto, che è importante anche non vendemmiare dopo un periodo di lunghe piogge, magari qui non è la zona in cui si verificano le piogge prima della vendemmia, ma in alcune zone appunto questa pioggia prima della vendemmia vanno a diluire un po', diciamo, il mosto contenuto, diciamo, il succo contenuto all'interno dell'acino. E come dicevo prima, appunto, le vendemmie anticipate vengono solitamente utilizzate per produrre vini con un alto grado di acidità, per esempio appunto i vini spumanti, mentre quelle tardive consentono appunto di concentrare gli zucchi per perdita di acqua in realtà, o per sovramaturazione, e quindi si vanno appunto a produrre vini in cui si vuole dare una forte struttura, o i vini passiti, quando appunto questa vendemmia tardiva si può protrarre sulle piante, quindi l'appassimento fatto sulla pianta, non sui graticci. Sì, si può, in alcune zone si può fare. Qua penso proprio di sì. Come viene fatta la raccolta delle uve? La gran parte delle uve viene raccolta a mano, quindi con apposite forbici. Queste, diciamo, sono le immagini che rappresentano un po' le varie tecniche di raccolta delle uve. Ovviamente per l'uva da tavola la raccolta è ancora più delicata, perché bisogna preservare anche l'aspetto, diciamo, estetico del grappolo. In alcune zone, come dicevo, anche in Sicilia, vengono effettuate proprio delle vendemmie notturne, appunto per evitare che l'eccessivo caldo e il maltrattamento che subiscono gli acini, e anche se il viticoltore può mettere tutta l'accortezza che vuole, possa innescare delle fermentazioni spontanee già diciamo, prima dell'arrivo delle uve in cantina. Si fa solitamente nelle zone molto calde, tipo la Sicilia, perché fa troppo caldo durante il giorno, per cui... Sì, per tutti. Questa invece è un'immagine molto particolare dell'alberata casertana. Nella zona di Aversa in particolare, ci sono questi viti che vengono detti... Esatto, l'asprinio. Questi viti che vengono detti viti maritate, perché vengono fatte crescere a fianco dei pioppi, e quindi poi c'è questa parete alta anche diversi metri. E quindi giustamente questa è una tecnica di raccolta manuale un po' particolare. Ah, sì, è una cosa molto folcloristica anche, diciamo. Ah, ok, vedremo. Esistono in realtà anche altre tecniche di vendemmia, come la vendemmia
meccanica. Ovviamente per effettuare la vendemmia meccanica è necessario che il vigneto sia predisposto strutturalmente per subire, diciamo, un intervento del genere e quindi consentire il passaggio delle macchine, perché le vendemmiatrici meccaniche sono delle macchine che scavallano il filare, per cui bisogna avere, diciamo, come dicevo, una struttura portante del vigneto già predisposta. Questo vigneto poi subirà delle forti vibrazioni, per cui anche l'utilizzo dei pali, dei tutori, dei rompitratto va pensato dall'inizio, oltre ovviamente ad avere un vigneto possibilmente pianeggiante e così via, per cui soltanto in alcune zone si sta diffondendo l'utilizzo della vendemmia meccanica. Dimmi. Stavo pensando a quello che dicevi delle uve appassite sulla pianta. Sì. In quel caso, quando uno volesse, che ne so, produrre un passito, sì, o tutta la faccenda della gradazione zuccherina, sì, cioè lì tipo, perché ne so, rispetto al grado zuccherino che ha l'uva quando è matura, cioè orientativamente di quanto deve aumentare perché tu possa definirlo, ok, ora faccio... Allora, devi considerare che l'appassimento è in realtà una cosa ancora un po' particolare, perché l'appassimento si ha dopo che è stata raggiunta la maturità biologica. Quindi raggiunta la maturità biologica si blocca l'evoluzione degli acidi e degli zuccheri e quindi anche del pH e degli aromi, diciamo, dovuti a sostanze fenoliche prodotte dalla pianta stessa. Per cui in realtà l'acido è soltanto una concentrazione per perdita di acqua. Quindi non possiamo più andare a scegliere, diciamo, quando vendemmiare in funzione degli zuccheri e dell'acidità, in realtà, o meglio dell'acidità, ma valuteremo in realtà soltanto il contenuto zuccherino. Per cui in funzione del tipo di passito che vogliamo ottenere, quindi in base al contenuto alcolico che vogliamo dare a questo passito, decidiamo quando vendemmiare il passito. Quindi siamo legati più a questo. Certo, certo. Ma brevemente, proprio un distinguo fra quando si entra nella sovramaturazione, sì, fra appassimento a pianta, appassimento con la strozzatura che si usava da noi, e quella invece che tagli e porti sulla... Sì, allora l'appassimento sulla pianta purtroppo non è sempre possibile, non per motivi, diciamo, legati alla qualità del passito che si vuole ottenere, ma più che altro alle condizioni ambientali, perché se non ci sono delle zone ben ventilate con basso tenore di umidità, c'è il rischio appunto che appunto l'uva ammuffisce, marcisce, quindi apportiamo sostanze indesiderate nel nostro, diciamo, nel nostro mosto che ci darà il nostro passito. Bisogna considerare poi che tutti i residui di botrite si portano, diciamo, molte sostanze indesiderate all'interno del mosto, per cui in realtà il passimento su setaccio viene fatto quando non è possibile fare appassimento, diciamo, in campo. La strozzatura in realtà viene fatta quando la pianta ancora non ha, diciamo, concluso il ciclo biologico, per cui facendo la strozzatura un po', diciamo, andiamo a interrompere il flusso di linfa che la pianta dà al grappolo. Sì, conserviamo l'acidità che sta in quel momento, perché appunto la evolverebbe ancora, visto che la pianta sta ancora, diciamo, in vegetazione, mentre con questa tecnica si blocca diciamo, l'uva in quel momento, diciamo, in quello stadio, che diciamo, si concentrerà soltanto per evaporazione dell'acqua. Quindi ritornando alle vendemmiatrici meccaniche. Quindi, come abbiamo detto, c'è bisogno che siano dei vigneti strutturati in un certo modo, sia dal punto di vista strutturale, intendendo pali e corde, sia intendendo appunto la disposizione del vigneto, se è una zona pianeggiante oppure no. Bisogna considerare però che in questo sistema, dove appunto la macchina scavalla il filare, c'ha degli organi vibranti che scuotono la pianta stessa, si ha il distacco degli acini dal raspo, per cui avviene una certa lacerazione, con conseguente quindi uscita di liquido che può iniziare a fermentare e quindi anche ad ossidarsi, per cui è anche importante che quando si fa la vendemmia meccanica che l'uva venga immediatamente destinata alla vinificazione, quindi i tempi sono molto più stretti. Questa per esempio è una vendemmiatrice meccanica semovente. Certo, sì, infatti, diciamo, non è la macchina non è in grado di selezionare magari una pigna parzialmente attaccata da muffa, mentre l'operatore manualmente la pigna malata magari non la raccoglie, quindi avviene una fase di cernita già in campo in realtà, grazie alla formazione dell'operatore.
In realtà vi sono anche delle vendimetrici meccaniche oggi molto, molto evolute. Qui vedete, in realtà questo è un carrello per il trasporto del vendemmiato, quindi gli acini vengono scaricati da questi, praticamente la macchina nella parte in basso, quindi che passa sopra i filari, c'è questi organi di plastica vibranti che raccolgono gli acini e vengono poi trasportati in questi cassoni laterali. Solamente ce ne sono due, una a destra e un'altra a sinistra, e dopodiché vengono scaricati in questo carrello trasportatore che subito viene inviato alla in cantina per la vinificazione. Le moderne macchine e vendimetrici in realtà sono molto tecnologiche, riescono addirittura a separare tra i due cassoni gli acini in funzione del contenuto zuccherino. Alcune hanno anche l'azoto, quindi per evitare le ossidazioni. Invece questo è un altro sistema di trasporto, sempre molto, molto tipico, in alcune zone un po' faticoso. Come dicevo, quindi l'uva comunque in ogni caso deve arrivare sempre il prima possibile in cantina per la vinificazione. Per quando si utilizza la vendemmia a mano, sono consigliate le cassette di piccole dimensioni, dai 5 massimo ai 20 kg, quindi si consiglia anche di non schiacciare l'uva all'interno di queste cassette, di non sovrapporne troppe una sopra l'altra, in modo che il raccolto appunto possa essere scaricato velocemente. Che cosa provoca il fatto di schiacciare? Schiacciarle, perché a casa mia si fa. Allora, schiacciando le cassette, vedete questo signore sta schiacciando la sua vignatura, cosa succede? Succede che gli acini più in basso, risentendo sia del peso delle vigne che la sovrappongono, sia appunto dalla forza di schiacciamento, si spaccano, quindi si lacerano e fuoriesce il mosto. Questo mosto entra immediatamente in fermentazione, perché sappiamo che i lieviti sono presenti in natura già sull'acino, sulla parte esterna della buccia, per cui questo mosto entra immediatamente in fermentazione. È una fermentazione incontrollata, che è dovuta in realtà, può essere dovuta anche a batteri vari, per cui andiamo già a compromettere un po' la qualità del nostro mosto e quindi del nostro vino. Infatti si consiglia di scegliere anche delle cassette che abbiano delle pareti, le pareti laterali forate, in modo che vi è un maggior ricambio d'aria, quindi l'uva sta anche un po' più al fresco. Si dovrebbe utilizzare anche la cassetta col fondo forato, solo che se si utilizza la cassetta col fondo forato, praticamente il mosto lo buttiamo quasi tutto a terra, quindi almeno le pareti laterali. E come dicevo, quindi, infatti alcune aziende utilizzano anche, stanno cominciando a usare anche i bins, quindi dei recipienti da 300 kg, e ad anche lì a maggior ragione il trasporto deve venire sempre il prima possibile in azienda. Una volta arrivate le uve in cantina, solitamente prima delle vinificazioni vengono fatti appunto dei controlli, e quindi dei controlli a campione per andare appunto a valutare il giusto grado di maturazione della massa, e quindi in questo caso è un po' più rappresentativo rispetto a quello che abbiamo fatto col densimetro o con il fattorometro in campo. E quindi appunto si valuta pH, acidità e composizione polifenolica, oltre a prendere nota del peso, dello stato sanitario, delle varie documentazioni che devono seguire le uve, e quindi anche documentazione per la tracciabilità e rintracciabilità che ritorna come abbiamo visto ieri. Nelle aziende un po' più evolute che vogliono produrre un vino di elevata qualità, solitamente si fa anche una cernita su nastri trasportatori, quindi un'ulteriore selezione delle uve giunte in cantina. Quindi questo è un classico esempio di piano di cernita, quindi le uve vengono ribaltate in questa prima fase, passano su questo altro trasportatore, vi sono degli operatori a destra e a sinistra, e quindi manualmente selezionano le uve, magari grappoli ammalati e ammuffiti che sono sfuggiti all'occhio del vendemmiatore in campo. E quindi con quest'altro nastro poi vengono caricate nella pressa o nella pigia di raspatrice. Analizziamo uno schema generico di produzione del vino. Quindi una volta appunto raccolta, trasporto e scarico l'abbiamo già visto, con selezione, vi è poi la fase di ammostatura, ovvero l'ottenimento del mosto, che è la nostra base per far avvenire la fermentazione alcolica. E questa fermentazione alcolica, come possiamo dire, può venire con o senza macerazione, dove per macerazione intendiamo il contatto delle bucce
con il mosto. Questo, diciamolo, questa presenza o assenza della macerazione caratterizza quella che viene detta vinificazione in bianco e vinificazione in rosso. Nella vinificazione in rosso quindi c'è la presenza di contatto tra mosto e bucce, nella vinificazione in bianco non c'è questa, questa presenza. Quindi già vi accenno che appunto vinificazione in bianco e vinificazione in rosso non significa vinificazione per produrre il vino bianco, ma per produrre il vino rosso, ma è riferita in realtà alla presenza o non della macerazione. In alcuni casi può seguire una fermentazione malolattica, che è la fermentazione in cui vi è la trasformazione dell'acido malico in acido lattico, che vedremo meglio in seguito, e segue poi solitamente una fase di invecchiamento, affinamento, fino ad arrivare poi all'imbottigliamento. E poi non ci resta che berlo questo vino, ma dopo un'ulteriore fase di affinamento in bottiglia. Analizziamo un po' quindi il grappolo per capire come queste fasi possono essere influenzate in funzione, diciamo, delle caratteristiche delle nostre uve. Giusto un po' di terminologia, la struttura portante, diciamo, del nostro grappolo è detto raspo o graspo rachide, al quale appunto sono attaccati le nostre varie bacche. All'interno quindi dell'acido possiamo distinguere il peduncolo, che col quale appunto è attaccata la graspo, poi abbiamo la buccia, la polpa e nella zona più interna ci sono i vinaccioli, quindi i semi. E questi hanno una diversa composizione. Se lo vediamo meglio in dettaglio, praticamente all'interno dei vinaccioli e nell'epicarpo, quindi lastrato subito sotto la buccia, sono ricchi questi di tannini e sostanze aromatiche. Quindi questo in realtà vale in generale per le uve, perché come abbiamo accennato prima, i vitigni aromatici hanno la caratteristica di avere molte sostanze aromatiche anche all'interno della polpa, quindi nel mesocarpo, che in generale sono ricchi soltanto di zuccheri, acidi ed acqua, e nell'endocarpo quindi poi vi sono i vinaccioli. Quindi già ci stiamo rendendo conto che se vogliamo estrarre gli aromi da un grappolo, dobbiamo considerare che questi aromi sono presenti in pratica nella buccia, per cui già vediamo che questa buccia ha una certa importanza, per cui influenzerà poi la nostra tecnica di vinificazione. Andiamo a valutare, diciamo, anche la composizione del grappolo. Cominciamo proprio dalla buccia. Come abbiamo detto, quindi sono indispensabili per l'ottenimento dei vini rossi, perché gli aromi, le sostanze aromatiche, le sostanze coloranti, oltre alle sostanze tanniche, sono presenti proprio nella buccia, mentre non sono indispensabili per i vini bianchi. Quindi si può scegliere per i vini bianchi di tenere a contatto con la buccia oppure no il mosto ottenuto. Altre sostanze quindi presenti appunto sulla buccia sono i lieviti, che poi andremo a vedere come, diciamo, eventualmente eliminare questi lieviti detti indigeni. Mentre il raspo è solitamente una parte dannosa per la vinificazione, perché contiene, oltre ai tannini, anche sostanze che possono dare un sapore amaro al nostro mosto, per cui solitamente vengono eliminate prima nella fase di ammostatura. Anche i vinaccioli hanno appunto una certa importanza nella vinificazione, perché i vinaccioli, come abbiamo detto, contengono un buon contenuto di tannino e oltre ad altre varie sostanze contengono anche una certa percentuale di oli. E per cui per alcuni tipi di vino è importante anche andare a valutare la maturazione del vinacciolo, perché in base alla maturazione del vinacciolo vi è un'evoluzione dei tannini in esso contenuti. Per valutare la maturazione del vinacciolo è molto semplice: si deve masticare il vinacciolo tra i denti. Quando è in pratica croccante, per così dire, è stata raggiunta la completa maturazione del vinacciolo, che solitamente si ha in realtà nell'ultima fase del ciclo biologico, della maturazione biologica appunto. Andiamo quindi invece a valutare la composizione della polpa, come abbiamo visto prima, che è molto ricca in zuccheri, quindi dal 10 al 30%, di acidi e quindi anche di sostanze azotate, sostanze pectiche. Come vedete, in realtà la polpa nella zona più esterna, quindi più vicina alla buccia, è più ricca di zuccheri e meno di acidi, viceversa nella zona più interna, perché appunto gli acidi
per motivi biologici devono proteggere i semi che sono contenuti all'interno dell'acino stesso. Quindi una volta ovviamente la composizione dell'acino diciamo, rappresenta un po' anche la composizione del mosto, per cui abbiamo circa 75-80% di acqua, zuccheri dall'80 al 20%, acidi organici, come abbiamo detto, vanno da 8 a 12 grammi litro. Questa ovviamente è la composizione di un mosto standard, perché abbiamo deciso noi più o meno che deve avere questo contenuto di zuccheri ed acidi. Ma vi sono anche appunto vitamine, minerali, enzimi, sostanze aromatiche ovviamente e polifenoli. Tutto ciò quindi subirà una certa trasformazione durante la vinificazione e quindi influenzerà le caratteristiche del vino che otterremo. Quindi una volta avvenuta diciamo, la vendemmia, quindi il trasporto in cantina, possiamo cominciare la vera e propria fase di vinificazione, che comincia ovviamente proprio dalla mostatura, ovvero l'attenimento del nostro mosto. Il mosto come lo possiamo ottenere? Diciamo, o con la vinciatura con i piedi, che penso che sia una tecnica che ormai non è tanto più diffusa, oppure con una pigiatrice, con una macchina che semplicemente schiaccia gli acini. Le macchine più moderne invece prevedono una diraspa pigiatrice, ovvero vengono prima tolti i raspi, come abbiamo detto in precedenza, possono cedere sostanze amare e diciamo indesiderate al nostro mosto, e poi gli acini vengono pigiati. Oppure si può procedere direttamente con una pigiatura all'interno della pressa pneumatica, sia dopo di raspa pigiatura o anche utilizzando le uve intere. Quindi la pigiatura della pressa pneumatica è molto simile alla torchiatura, che anche questo diciamo, un po' ormai in disuso. Questa è un'immagine che rappresenta la pigiatura con i piedi. Questa è la pigiatrice diciamo, che veniva utilizzata, quindi solo pigiatura senza rimozione dei raspi. E qui invece vediamo una diraspa pigiatrice. Come funziona questa macchina? In pratica vengono caricate le uve in questa zona e passa all'interno di questo cestello in cui sono degli organi rotanti che sbattono il grappolo verso la parete di questo cilindro forato, per cui gli acini fuoriescono dal cilindro mentre i raspi fuoriescono dall'altra estremità del cilindro stesso, dopodiché questi acini cadono in questa parte più bassa dove ci sono i rulli che la pigiano. Volendo i rulli possono anche essere disattivati e quindi si ha soltanto la diraspatura senza successiva pigiatura. Questa invece è una pressa pneumatica perché in pratica l'organo che effettua la pressatura è una camera d'aria presente all'interno della pressa, che viene appunto riempita d'aria con un compressore. Quindi come funziona? Le presse pneumatiche moderne, utilizzate soprattutto per i vini bianchi, sono completamente chiuse, quindi un serbatoio completamente chiuso di acciaio. E vi sono soltanto delle zone, delle canaline di uscita lungo l'asse della pressa, quindi solitamente lungo l'asse della pressa è presente una canalina di uscita del mosto. Quindi vengono caricate le uve attraverso o delle portelle posizionate nella zona più alta, oppure attraverso dei caricamenti assiali con delle pompe vengono caricate le uve intere appunto o già pigiate o pigiate raspate all'interno di questa pressa. Dopodiché si attiva il compressore che quindi gonfia la camera d'aria presente all'interno della pressa, che prima diciamo era ristretta lungo l'asse, e quindi gonfiando questa camera d'aria si ha la pigiatura in modo, la spremitura diciamo di queste uve in modo molto, molto delicato. In realtà questa pigiatura non avviene in un'unica fase, perché ci sono delle fasi di gonfiamento e di sgonfiamento di questa membrana, in modo che appunto le uve si miscelino un po' e questa pressione esercitata sugli acini sia sempre molto, molto bassa, perché appunto, come abbiamo detto, non dobbiamo estrarre sostanze indesiderate, sostanze amare dall'aspo stesso, ma soltanto le sostanze che noi vogliamo appunto estrarre. Dopo completata quindi la fase di pressatura, viene lo scarico della pressa stesso. E questo invece è il torchio, diciamo, non tanto più utilizzato, sia per quanto riguarda motivi pratici, sia per quanto riguarda soprattutto l'ossidazione, perché diciamo, essendo qui a contatto le vinacce con le vinacce o le uve appena diciamo, diraspate, a contatto con l'aria si instaurano dei processi di ossidazione.
In realtà anche le moderne presse pneumatiche sono dotate anche di sistemi che evitano l'ossidazione con la presenza di azoto che viene iniettata nella camera, diciamo, di compressione, possiamo così chiamarla. Abbiamo quindi, una volta ottenuto il mosto, possiamo iniziare la nostra vinificazione. Ovviamente vi renderete conto che il mosto ottenuto con semplice pigiatura farà in modo che ci sia un contatto tra la buccia, ovviamente, e il mosto stesso. Mentre per il mosto ottenuto, quindi facendo un passaggio in pressa o di uve intere o dopo la pigiatura, pigia di raspatura, è un mosto che non ha più contatto, non c'ha più le bucce all'interno del mosto stesso, appunto. Idem per il torchio. Come dicevo prima, la vinificazione si definisce in rosso quando c'è la macerazione, quindi c'è quando c'è il contatto tra le vinacce e il mosto in fermentazione. Mentre la fermentazione è in bianco, la vinificazione è in bianco è quando non c'è appunto questo contatto tra vinacce e mosto. Vi è una terza tecnica, in realtà, è quella della macerazione carbonica, che solitamente è quella che si utilizza per la produzione del vino novello. Nella macerazione carbonica in pratica non vi è questa fase di ammostatura, ma vi è l'introduzione dei grappoli interi all'interno del serbatoio e in pratica cosa succede? Che il sesso e il peso dei grappoli fa schiacciare quelli presenti sul fondo del serbatoio e vi è una piccola fuoriuscita di mosto. Da questo mosto poi inizia una fermentazione che si propaga al resto della massa. E viene detta macerazione carbonica perché il serbatoio viene saturato con anidride carbonica per creare appunto condizioni di anaerobiosi. Vediamo quindi lo schema di vinificazione in rosso. Abbiamo detto quindi le uve conferite, se sono appunto utilizzate intere vi è appunto la macerazione carbonica, mentre solitamente vengono diraspate e pigiate. Per cui questo mosto più vinacce, appunto, quindi mosto più buccia, va inviato a un serbatoio all'interno del quale avviene la fermentazione alcolica con la contemporanea macerazione. Dopodiché viene la fase di svinatura, quindi le vinacce vengono torchiate per estrarre l'ulteriore mosto residuo all'interno del torchiato delle vinacce stesse, e questo vino quindi qui dice vino da torchio e distillazione, perché è un vino con aspetti solitamente qualitativi più bassi rispetto al vino ottenuto senza torchiatura, ma non è sempre così, perché in alcuni casi il vino torchiato può essere utile per andare un po' ad aggiustare, per così dire, alcuni parametri come il colore, il contenuto di sostanze tanniche del vino ottenuto per svinatura. Questo vino poi solitamente può subire una fermentazione manolattica e quindi poi tutte le fasi di affinamento. La cosa importante è capire che nella vinificazione rosso c'è sempre la presenza di macerazione, mentre nella vinificazione in bianco, appunto, le uve non guardate ancora questa parte, le uve dopo la pigiatura, quindi con o senza di raspatura, vengono subito inviate alla pressa, appunto, dove si ottengono delle vinacce dette vergini perché non sono fermentate, a differenza invece delle vinacce ottenute nella vinificazione in rosso, che sono già fermentate e quindi contengono una certa percentuale di contenuto alcolico, E quindi queste presse, invece il vino ottenuto viene detto mosto fiore, e quindi inviato alle vasche di fermentazione, e poi segue tutto il processo come quello per la vinificazione in rosso. In realtà qui più che schema di vinificazione in bianco dobbiamo parlare di schema di vinificazione per la produzione dei vini bianchi, perché c'è anche per la produzione dei vini bianchi alcune volte viene effettuata una breve macerazione che viene detta criomacerazione. È una macerazione molto breve e assolutamente a bassa temperatura, ecco perché è detta criomacerazione, che serve appunto in alcuni vitigni per estrarre ulteriormente delle sostanze aromatiche dalla buccia. Ovviamente non vogliamo estrarre troppe sostanze aromatiche, troppe sostanze coloranti, anche per non compromettere il colore del mosto stesso, però sappiamo che nella vinificazione in bianco spesso viene effettuata la criomacerazione. In alcuni casi questa criomacerazione è talmente breve che viene fatta effettuare in pressa, ovvero una volta caricata la pressa, invece di fare una pressatura che magari dura un'ora, due ore, viene fatta una pressatura molto lunga,
di 4, 5, 6 ore, per cui questa, il contatto tra il mosto e la pressa e la buccia viene fatta appunto vinificare, avvenire in pressa, quindi non viene scaricato subito il mosto. Anche i mosti, diciamo, hanno una loro classificazione. Si definisce mosto duro il mosto ottenuto appunto dalla spremitura delle uve fresche. Mentre si definisce mosto parzialmente fermentato, quello in cui appunto contiene già una certa quantità di alcol, dovuta appunto alla fermentazione di parte degli zuccheri. E vengono utilizzati molto anche i mosti concentrati, a cui appunto è stata tolta l'acqua quindi una concentrazione degli zuccheri, e i mosti concentrati rettificati. Rettificati perché oltre alla riduzione dell'acqua viene aggiustato anche il tenore di acidi, per cui rappresenta di più un po' il mosto del vitigno che vogliamo vinificare. I mosti muti sono invece quelli addizionati di alcol per bloccare la fermentazione oppure di anidride solforosa. E poi abbiamo il mosto cotto, quindi è un mosto parzialmente caramellato perché è ottenuto per riscaldamento diretto, mentre i mosti concentrati si ottengono per evaporazione, come abbiamo visto ieri, in realtà per la concentrazione nelle conserve, quindi non vi è la fiamma che va a riscaldare la massa. Tutti questi possono essere utilizzati per aggiustare la gradazione zuccherina di un mosto che magari non ha raggiunto il valore che noi desideravamo. Molto utilizzato appunto il mosto concentrato rettificato. Quelle correzioni sono permesse sempre liberamente o ogni volta la regione dà il permesso? Allora dipende un po' dalle discipline di produzione anche del vino che stiamo analizzando. Solitamente sono permesse piccole correzioni, in altri casi appunto devono essere autorizzate dalla regione o comunque chi controlla il disciplinare di produzione. Però consideriamo che queste correzioni non possono mai essere effettuate con lo zucchero. In Italia, in Europa, in Italia è vietato lo zuccheraggio, quindi l'aggiunta diretta dello zucchero. L'unico caso in cui si utilizza lo zucchero è per la produzione degli spumanti, e ovviamente però sotto controllo degli organi di competenza, quindi non serve per aumentare il grado zuccherino in quel caso, quindi tenore alcolico finale, ma soltanto per la rifermentazione. Sì, invece in Francia sono consentite sia gli zuccheraggi sia concentrazioni con vari metodi vari. Mentre in realtà sui mosti si possono fare diverse correzioni. Non le facciamo tutte perché appunto abbiamo detto che vogliamo considerare una vinificazione di qualità. Per esempio la correzione del colore, mentre in alcune zone della Francia vengono effettuate anche con termovinificazione, in Italia non è possibile fare questa termovinificazione, ma un metodo pratico per effettuare la correzione del colore è appunto o l'aggiunta di torchiato, come avevo detto prima, alla massa, oppure prolungare la macerazione o dei tagli con dei vini più colorati. Quindi questo è l'unico modo utilizzato per correggere il colore. Mentre molto importante è la correzione delle sostanze azotate. Perché è importante la correzione delle sostanze azotate? Perché queste sostanze azotate sono il cibo utilizzato dai lieviti per la propria riproduzione, quindi sale di ammonio e fosfato d'ammonio che andranno a far parte della struttura del DNA dei lieviti che si devono riprodurre all'interno del mosto in fermentazione. Quindi praticamente prima di iniziare una fermentazione è bene fare un'analisi delle sostanze azotate. Solitamente viene detta APA, che sta per azoto prontamente assimilabile, quindi per andare a valutare il quantitativo di azoto presente nella massa che possono utilizzare i lieviti. E quindi una volta individuato questo contenuto iniziale, l'enologo programma l'aggiunta di ulteriori sali d'ammonio durante la fermentazione che serviranno proprio ai lieviti per riprodursi. Aggiunta che può essere fatta all'inizio della fermentazione oppure in diversi step durante la fermentazione. Quindi abbiamo detto ottenuta questa massa, per la vinificazione il rosto vi è la macerazione, detta anche macerazione pellicolare.
La macerazione pericolare cosa comporta quindi? Comporta la dissoluzione delle diverse sostanze all'interno, che passano quindi dalla vinace al mosto, e questa dissoluzione avviene per diversi motivi. Innanzitutto il primo motivo è di tipo meccanico, quindi semplicemente lo schiacciamento favorisce la dissoluzione di sostanze contenute nella buccia che si trasferiscono nel mosto. Poi in realtà man mano che avviene la fermentazione, quindi questo non vale per la criomacerazione, ma vale per la macerazione pericolare vera e propria, man mano che avviene la fermentazione, l'alcol che si crea durante la fermentazione va a estrarre ulteriori sostanze, dalla, sia odorose che polifenoliche dalla buccia stessa. E un altro motivo per cui vi è questa estrazione è anche l'aumento di temperatura, perché durante la fermentazione vi è un rapido incremento di temperatura, che quindi va ulteriormente a estrarre altre sostanze, e quindi magari anche il tempo di contatto stesso va a crea ulteriore estrazione. Quindi in pratica è importante anche decidere il tempo in cui che deve durare questa macerazione, perché man mano che aumenta il tempo di contatto tra le bucce e il mosto, aumentano le sostanze estratte. Per cui anche in funzione del vino che vogliamo ottenere è importante decidere quindi questa, la durata della macerazione stessa. Durante la macerazione, quindi per effetto della fermentazione, quindi la produzione di anidride carbonica all'interno della massa, si crea il cosiddetto cappello, ovvero queste bucce tendono a risalire nella parte alta del serbatoio, che diciamo, per evitare che si ossidino sulla parte superficiale, vanno reimmerse di nuovo nella massa in fermentazione. Questa immersione può essere fatta con tre tecniche, o per follatura, quindi per immersione dall'alto verso in basso di questo cappello all'interno della massa, o per rimontaggio si intende il prelevamento del mosto dalla parte più bassa del serbatoio e la remissione dalla parte più alta, bagnando quindi il cappello, quindi questo strato, in modo quindi bagnandosi poi ritorna comunque all'interno della massa, o per agitazione. Vi è una tecnica poi, deriva dalla Francia, che è quella dell'estage. Il dell'estage è un rimontaggio fatto eliminando inizialmente tutta la parte di mosto, per cui all'interno del serbatoio resta soltanto il cappello ormai quasi asciutto, e dopodiché il mosto viene di nuovo rimesso dalla parte alta nel serbatoio insieme al resto delle vinacce. Quindi, come dicevo appunto, per la scelta della durata della macerazione bisogna valutare appunto il vino che vogliamo ottenere, ma anche è importante valutare anche la natura della materia prima, ovvero le caratteristiche del nostro grappolo e tutte le altre condizioni di vinificazione, quindi temperatura di fermentazione e temperatura di macerazione, per esempio. Anche la frequenza delle follature, perché aumentando le follature aumenta anche la percentuale di sostanze estratte dalla buccia. Inoltre dobbiamo considerare anche una piccola estrazione avviene grazie anche alla presenza dell'anidride solforosa che aggiungiamo solitamente al mosto prima dell'inizio della vinificazione. Ci sono delle slide dedicate proprio all'utilizzo della solforosa. Quindi in generale si fa una macerazione breve per i vini che si vogliono bere giovani, una macerazione più lunga per i vini da invecchiamento e quindi macerazione carbonica, abbiamo visto, criomacerazione sia per i vini rossi che per i vini bianchi, e una macerazione carbonica quindi è quella ottenuta utilizzata per i vini novelli, dove abbiamo detto che vengono utilizzate uve intere. E quindi qua rivediamo appunto la tecnica del rimontaggio, dove appunto viene estratta il mosto e con una pompa quindi riportato sopra per bagnare il cappello. Quindi completata la fase di macerazione, che può durare quanto tutta la fermentazione o soltanto pochi giorni, così come solitamente avviene, quindi solitamente la macerazione non si protrae oltre i 10 giorni, vi è la fase di svinatura, quindi la separazione del mosto, parzialmente fermentato per così dire, viene solitamente mosto vino, e mentre le vinacce vengono inviate alla pressatura. Quando si fa la pressatura possiamo ottenere due tipi di vino: vino fiore, sempre in realtà un mosto vino fiore, che è quello ottenuto dalla prima pressatura, molto soffice, per cui estraiamo poche sostanze
dalla buccia, e vi sono poi i vini di seconda, il mosto di seconda e terza pressatura, che poi abbiamo detto contengono molte sostanze tanniche, molte sostanze coloranti, che vengono utilizzate appunto per dei tagli oppure sono dei vini a più basso profilo aromatico. Quindi, come abbiamo detto prima, nella vinificazione in rosso la pressatura avviene dopo la macerazione, nella vinificazione in bianco dopo, durante appunto la mostatura, perché vogliamo separare il mosto dalle vinacce prima della fermentazione. Abbiamo detto quindi questa è la pressa, lo schema di funzionamento della pressa che già abbiamo analizzato in precedenza. Ricordiamo che è sconsigliato utilizzare il torchio per motivi di ossidazione. Nella vinificazione in bianco, quindi un'operazione molto importante è quella della svecciatura. Prima, assolutamente, che viene effettuata, che può essere effettuata anche prima dell'avvio della fermentazione, quindi ancora quindi sul mosto. Perché praticamente subito dopo la pigia di raspatura e la pressatura, comunque all'interno del mosto sono presenti delle sostanze solide e pesanti che tendono a depositarsi creando questo strato di feccia. E questo strato di feccia quindi va a compromettere la finezza e le caratteristiche aromatiche del mosto che andrà a fermentare, perché queste sostanze assorbono sia gli odori e sia sapori, e nel contempo rilasciano degli odori e dei sapori sgradevoli. E quindi sono stati fatti anche diversi, diciamo, esperimenti per valutare appunto che i vini bianchi ottenuti dopo una corretta svecciatura hanno un migliore impatto gustativo, mentre appunto i vini ottenuti con troppa feccia hanno aromi pesanti ed erbacei. Quindi svecciatura vuol dire soltanto eliminare parte di queste sostanze, non vuol dire quindi mettere in fermentazione un mosto completamente limpido come se fosse un succo di frutta, perché queste sostanze contengono comunque anch'esse delle sostanze azotate ed altre sostanze che vanno invece a favorire la fermentazione stessa. Quindi solitamente questa svecciatura come viene effettuata? Viene effettuata aggiungendo al mosto, diciamo, prima della fermentazione, degli enzimi pectolitici, che quindi, come abbiamo detto più volte, vanno a scindere le vecchettine, queste molecole di grosse dimensioni presenti nel mosto, facendole precipitare sul fondo e tenendo il mosto a circa 10 gradi, quindi con dei refrigeratori viene mantenuto a 10 gradi. Questo solitamente per 24 ore. Quindi questa temperatura è molto importante, perché 10 gradi non inattiva gli enzimi, ma allo stesso tempo non fa partire le fermentazioni, per cui abbiamo questo mosto che resta statico e consente appunto la defecazione, quindi la svecciatura di queste sostanze presenti nel mosto stesso. Quindi una volta eliminate queste sostanze possiamo inviare il mosto in fermentazione. C'è poi in realtà la vinificazione in rosato, che si avvicina da una parte al vino rosso, sia per quanto riguarda il vitigno utilizzato, che è sempre un vitigno a bacca rossa, e quindi per la breve macerazione, si avvicina un po' al vino bianco per le sue caratteristiche di freschezza al gusto. È importante ricordare che il vino rosato non può essere mai ottenuto per miscelazione di vino bianco e di vino rosso, ma è sempre ottenuto quindi da una breve macerazione di uve a bacca rossa. Quindi abbiamo detto, una volta completata questa fase di ammostatura, il nostro mosto finalmente è pronto per la fermentazione. Cos'è la fermentazione? È essenzialmente la trasformazione degli zuccheri fermentescibili presenti nel mosto, quindi glucosio e fruttosio, in alcol etilico. E questa trasformazione avviene ad opera dei lieviti. Il chimismo della fermentazione è la stessa, ovvero la molecola di glucosio viene trasformata quindi in alcol etilico, anidride carbonica e calore, perché appunto, come abbiamo detto, durante la fermentazione vi è lo sviluppo di calore. In particolare una molecola di glucosio ne produce due di alcol etilico e due di anidride carbonica. Quindi teoricamente da 100 grammi di zucchero si dovrebbero ottenere circa 51 grammi di alcol etilico e 49 di anidride carbonica. I lievi, diciamo, più diffusi che effettuano questa trasformazione sono i saccaromici e saccharidisi. Come dicevo, questa è una resa teorica, perché vi sono diversi fattori che vanno in realtà influenzano il processo di fermentazione, perché
bisogna considerare che appunto nella prima fase non vi è subito la fermentazione, ma è una fase in cui i lieviti, sfruttando l'ossigeno presente nel mosto, si riproducono, quindi riproducendosi sottraggono parte degli zuccheri presenti nel mosto stesso, e quindi lo utilizzano per la riproduzione, non per la fermentazione, che invece parte appunto quando è esaurita questa quantità di ossigeno, perché appunto la fermentazione viene in anaerobiosi, quindi in presenza di ossigeno. Ecco perché appunto sono importanti le follature, ma non devono, e i rimontaggi, ma non devono essere eccessive, perché la follatura e il rimontaggio, oltre a favorire l'estrazione di sostanze dalla buccia, apporta ossigeno al mosto, quindi apporta, e questo ossigeno deve essere apportato in modo tale da favorire per un po' la riproduzione dei lieviti stessi che continueranno la fermentazione, ma non in modo eccessivo, altrimenti i nostri lieviti si riprodurranno e non fermenteranno il nostro zucchero, quindi se lo mangiano e non ci danno alcol. E come dicevo, quindi solitamente da 100 grammi di zucchero si ottengono 48,6 grammi di etanolo, che se li convertiamo in volume sono circa 60 millilitri. Ecco quindi spiegato perché, abbiamo detto in precedenza, per fare una stima dell'alcol che si ottiene dalle nostre uve possiamo fare il contenuto zuccherino espresso in Brix per 0,6, perché appunto il nostro alcol è espresso in percentuale a volume. E quindi diciamo appunto si produce 46 grammi di CO2 equivalenti a circa 26 litri, oltre a produrre anche altri tipi di alcol come la glicerina, che possiamo, diciamo, è un alcol abbastanza dolce, quindi ci dà, spesso è anche responsabile del corpo del vino stesso. Bisogna considerare che però durante la fermentazione si sviluppano anche altre molecole, e in particolare si produce anche acido acetico, quindi piccole tracce di acido acetico, per cui è importante anche condurre la fermentazione in modo adeguato e selezionando anche i lieviti più appropriati. Ecco perché appunto lo sviluppo di fermentazioni spontanee con lieviti indigeni può essere, diciamo, pericoloso per la qualità, perché magari questi lieviti hanno capacità di produrre alcol acido acetico in percentuale maggiore rispetto ai lieviti selezionati, che appunto vengono selezionati proprio per le loro caratteristiche produttive. Cosa sono i lieviti? Quindi sono dei funghi unicellulari che si nutrono dello zucchero presente nel nostro mosto e lo trasformano in alcol. Come diciamo, ci sono dei lieviti selvaggi o indigeni, come vogliamo chiamarli, presenti sulle nostre uve, e esistono anche i lieviti selezionati, che quindi danno appunto una maggiore garanzia di fermentazione, perché vengono selezionati proprio in base alla loro caratteristiche di fermentazione. In particolare ci sono i lieviti che resistono per esempio ad alti contenuti alcolici, per cui sono utilizzati per esempio per i pastiti o per le rifermentazioni, perché nella rifermentazione, per produrre uno spumante per esempio, andiamo ad aggiungere un lievito a un mosto che già un mosto, in realtà un vino che già contiene un altro contenuto alcolico, quindi c'è bisogno di lieviti con determinate caratteristiche, e quindi e così via, anche vengono selezionate oggi anche in base alla capacità di sintetizzare determinate molecole aromatiche, quindi esiste in realtà una vasta gamma di lieviti selezionati. Quindi come avviene l'utilizzo dei lieviti? Solitamente vengono acquistati o in pasta o liquidi, o molto diffusi in realtà sono i lieviti secchi attivi, che si presentano quindi, diciamo, come dei granelli, per così dire, che devono essere idratati prima dell'aggiunta al mosto. Questa reidratazione come si fa? Semplicemente aggiungendoli in acqua, contenenti una certa percentuale di zucchero o di mosto, acqua tiepida, quindi si aspetti che questi lieviti si reidratino e si riattivino, e poi vengono aggiunti alla massa, diciamo, da fermentare, possibilmente anche evitando shock termici. Quindi, come dicevamo, una molecola estremamente importante utilizzata in enologia è l'anidride solforosa. Questa anidride solforosa, quindi aggiunta al mosto prima della fermentazione, ha diversi scopi. Purtroppo è un allergene, infatti da alcuni anni sulle bottiglie di vino troviamo la scritta contiene solfiti. Quindi stanno studiando diverse molecole che hanno proprietà che possono sostituire l'anidride solforosa, solo che ad oggi non c'è nessuna molecola che ha tutte le proprietà che ha l'anidride solforosa. Infatti è innanzitutto un antisettico, quindi viene aggiunto per eliminare i lieviti indigeni,
che quindi non resistono alla presenza, che quindi vengono eliminati, proprio uccisi, diciamo, da lente solforosa. Inoltre è anche attività antimicrobica, quindi non solo elimina i lieviti, ma elimina anche gli eventuali batteri presenti nel nostro musto. Ha una proprietà antiossidante, per cui protegge il nostro vino dalla ossidazione dei polifenoli e delle sostanze aromatiche, ed ha anche proprietà antiossidasica, ovvero va a inibire anche gli enzimi che si trovano nel mosto, che possono ossidare il mosto stesso, come gli enzimi che proprio vengono portati dalle muffe, in particolare dalla Botrytis cinerea, e infine anche una certa proprietà chiarificante, andando quindi a favorire la coagulazione delle sostanze colloidali, quindi favorisce anche la defecazione, come detto prima, la specciatura dei mosti bianchi. Quindi attualmente non esistono in commercio delle sostanze che hanno tutte queste proprietà contemporaneamente. Sono sostanze antiossidanti come l'acido ascorbico, chiarificanti, ma nessuna ha tutte queste funzioni tutte contemporaneamente. Dimmi. Quindi se per esempio nella vigna c'è un attacco di botrite, sì. Cioè conviene comunque fare un trattamento preventivo con anidride solforosa, perché magari si cerca di eliminare tutta la... Sì, va utilizzata appunto... Sì, in realtà essendoci la botrite già è compromessa in realtà la qualità iniziale del musto. In questo caso solitamente si aumenta la quantità di anidride solforosa aggiunta al musto prima della fermentazione. Non si può eccedere troppo, altrimenti andiamo a inibire anche la fermentazione dei lieviti selezionati. Però diciamo, aumentando questa quantità di solforosa andiamo a proteggere meglio il mosto dalle ossidazioni dovute proprio alla presenza di questi enzimi ossidatici apportati dalla muffa e dalla Botrytis cinerea. Per esempio, ragionando praticamente, se in un mosto ottenuto da uve sanissime andiamo ad aggiungere dagli 8 ai 10 grammi di metabisolfito di potassio, che è una sostanza, è il modo più semplice utilizzato per aggiungere solforosa al vino, in un'uva botrytizzata possiamo salire tranquillamente a 20 grammi, quindi raddoppiando almeno la dose di anidride solforosa. Qualche domanda? Sì, poi in base anche all'esperienza, alla valutazione visiva. Parlando di fermentazione, un'altra fermentazione che viene, che si può ottenere nei vini, solitamente la si fa fare soltanto sui rossi, anche se alcune aziende la fanno fare anche sui bianchi, e solitamente la si fa partire subito dopo la fermentazione alcolica, è la fermentazione malolattica, che non è una fermentazione fatta da lieviti, ma è fatta da batteri, in particolare da Lactobacillus. Cosa fa questa fermentazione? Va a trasformare l'acido lattico, l'acido malico in acido lattico. E questi batteri appunto si dividono in omofermentanti, che quindi producono esclusivamente acido lattico, e in eterofermentanti, che sono quelli più diffusi, che producono anche altre sostanze. E anche qui bisogna stare molto attenti, perché appunto oltre a produrre l'acido lattico, queste altre sostanze che possono anche essere desiderate, c'è anche la produzione di acido acetico. Infatti spesso durante le fermentazioni malolattiche vi è anche un incremento dell'acidità volatile dovuto proprio alla produzione di acido acetico. Nel chimismo di fermentazione si va a valutare appunto che da un grammo di acido malico si ottengono 0,63 grammi di acido lattico. Perché viene fatta quindi viene indotta questa fermentazione? Perché l'acido malico è un acido bicarbossilico, mentre l'acido lattico è un acido monocarbossilico, per cui al gusto si presenta meno acido l'acido lattico, oltre appunto perché è una diminuzione di quantità, come possiamo dire, da questa reazione. Per cui viene fatta appunto per ammorbidire i vini, infatti vi è anche un leggero aumento di pH, e inoltre però favorisce anche alcune modificazioni come appunto la stabilità delle sostanze colloidali e provoca anche una leggera variazione di colore, per cui non sempre questa fermentazione malolattica deve essere indotta, ma la valuta l'enologo in funzione appunto del vino che vuole ottenere. Solitamente, appunto, dicevo, il motivo principale è l'ammorbidimento della componente gustativa dovuta proprio a questa variazione del pH e della composizione acidica.
Abbiamo detto quindi che la produzione del vino rosato assomiglia molto alla produzione appunto dei vini rossi. Quindi con l'unico caso in cui appunto cioè l'unica differenza è appunto questo minor contatto della macerazione. Come dicevamo, appunto può essere ottenuta soltanto da uva bacca rossa, ad eccezione in realtà degli spumanti rosati, in cui si può miscelare anche una certa percentuale di vino bianco per la produzione quindi di vino bianco rosato. Quindi in realtà la vinificazione in rosato può seguire anche un po' la tecnica di vinificazione in bianco, ovvero in alcuni vini rosati non vi è una vera e propria macerazione, ma le poche sostanze coloranti che vengono estratte durante la fase di piglio di raspatura, durante la fase di pressatura. Appunto quel poco di colore che ha il vino rosato, o meglio la caratteristica del colore che ha il vino rosato, è dovuta proprio alla durata della macerazione. Infatti vi è appunto una certa classificazione che vengono detti vin gris, e quindi i vini ottenuti praticamente senza macerazione. E poi c'è vini di una notte, appunto, in cui la macerazione avviene poche ore, vengono detti anche i vini di un giorno, in cui una macerazione un po' più prolungata, e poi c'è il cosiddetto salasso. Il salasso cosa consiste? Viene effettuata su una massa destinata alla produzione di vino rosso. In realtà, proprio che per l'utilizzo per la produzione del vino rosato, il nostro obiettivo è concentrare le sostanze coloranti nella vasca. Mi faccio capire meglio. Raccolgo le mie uve rosse, faccio l'ammostatura, quindi per pigio di raspatura, per esempio, e metto nel serbatoio questo mosto con le vinacce. Siccome magari so che un vino a cui io voglio aumentare magari il colore e la componente di sostanza estratta dalla buccia, dal fondo del serbatoio estraggo parte del mosto e lo tengo da parte. Quindi da questo mosto ormai è un mosto molto chiaro, per cui posso produrre un vino rosato per salasso, appunto, mentre il resto del vino che resterà nel serbatoio, del mosto che resterà nel serbatoio insieme alle vinacce, si concentrerà. Solitamente appunto il salasso viene fatto non per l'obiettivo non è quello della produzione del rosato, ma è quello della produzione di un vino rosso più carico di sostanze aromatiche estratte dalla buccia. Sì, perché comunque vengono fatti per salasso. E quindi qua c'è questa descrizione dei blush wine, sono ottenuti negli Stati Uniti con una tecnica analoga a quella una breve macerazione. Ah, non sta caricando. Vabbè, poi vediamo. Appunto dicevo, i vini di una notte hanno una maturazione da 6 a 12 ore, e quelli che vengono detti vini di un giorno di circa 24 ore. E qui c'è spiegata appunto la tecnica del salasso. Mentre appunto, come abbiamo detto, i vini novelli sono quelli ottenuti per macerazione carbonica, che appunto facilita questa, porta alla produzione quindi di vini più pronti da bere, la tecnica della macerazione carbonica. Infatti solitamente sono vini che non si prestano all'invecchiamento, ma vanno bevuti subito. Appunto, come dicevo, viene ottenuta con questa aggiunta direttamente in vasca di uve intere e poi la vasca viene saturata con anidride carbonica. E viene detto appunto questo tipo di fermentazione che viene appunto in anaerobiosi nella zona più bassa della vasca, perché appunto è il mosto che copre gli acini, mentre viene detta macerazione pellicolare appunto perché appunto l'acido non è stato pigiato o pigiato e raspato. Esatto, fa come se fermentasse all'interno dell'acino. Dopodiché appunto viene sgrondato il mosto e quindi si procede ad una normale vinificazione, dove in pressa andranno questi grappoli interi. Dura appunto da 7 a 20 giorni la macerazione, la fermentazione a temperature di 25-30 gradi, quindi nemmeno troppo basse. Quindi anche per il vino novello segue la solfitazione, quindi una normale vinificazione che abbiamo visto anche per le altre tecniche di vinificazione.
facciamo magari un po' di pausa prima di parlare dell'affinamento? Ok, così capiamo anche per chi non sta caricando. Ok, allora continuiamo dall'affinamento in legno. Abbiamo detto, completate quindi tutte le fasi di vinificazione. Spesso si esegue un affinamento in legno. Questo vale sia per i vini rossi, in cui questa pratica è molto diffusa, ma in alcuni casi anche per i vini bianchi. Anche se solitamente per i vini bianchi si fa effettuare anche, così come per i rossi, una fermentazione direttamente delle botti di legno. Innanzitutto, come è costituita una botta? Solitamente si utilizza legno di rovere, ma sono spesso utilizzate anche legni di castagno, frassino e altre essenze. Sicuramente il rovere è il legno più utilizzato per diverse caratteristiche. Per aspettare però un legno, diciamo, per la produzione di botti di buona qualità bisogna aspettare 150 anni, per cui oltre ai roveri francesi stanno cominciando ad utilizzarsi anche i roveri di Slavonia, ad altre zone in cui ci sono questi querceti adatti. Come viene fatto quindi, come viene prodotta una botte di legno? Innanzitutto, una volta individuata la foresta idonea, il legno viene spaccato e fatto stagionare dai 20 ai 30 mesi. Dopodiché viene appunto, in realtà viene fatto stagionare già una volta ottenute le doghe. Queste doghe poi vanno, diciamo, appunto assemblate, e nella fase di assemblaggio avviene anche la tostatura, quindi le doghe sono messe a contatto con del fuoco si hanno diversi tipi di tostatura, da meno intensa a più intensa. Come vedete qui in basso la colorazione aumenta. Questa tostatura è importante perché fa, diciamo, caramellizzare gli zuccheri presenti all'interno del legno, e quindi in grado di conferire anche dei particolari aromi al vino stesso. Cosa succede praticamente quando il vino viene fatto fermentare o affinare il legno? Si ha, diciamo, una serie di trasformazioni chimiche, fisiche e biologiche all'interno del legno. Innanzitutto bisogna considerare che attraverso le doghe del legno vi è una certa traspirazione, per così dire, quindi vi è un certo passaggio di aria in piccole quantità, quindi avviene una microossigenazione naturale. Questo apporto di ossigeno al vino in piccolissime dosi favorisce alcuni procedimenti chimico-fisici. Inoltre per i vini rossi è importante perché avviene anche una certa stabilizzazione colloidale e avvengono anche delle precipitazioni tartariche e una stabilizzazione dei composti fenolici. Ed è molto importante in realtà anche la riduzione della stringenza dei tannini, perché appunto vi è una combinazione tra i tannini del legno e i tannini che stanno presenti nel vino. Inoltre vi è anche una certa dissoluzione dovuta sempre anche alla presenza di alcol, di sostanze polifenoliche e sostanze aromatiche che sono presenti nel legno naturalmente, e quelle che si sono formate proprio a causa della tostatura del legno stesso. Appunto, come dicevamo, un fenomeno estremamente importante è quello dell'ossidoriduzione, ovvero questa leggerissima ossidazione dovuta alla dissoluzione dell'ossigeno che passa attraverso le doghe e la struttura porosa del legno. Bisogna considerare però che poi a un certo punto tutte queste sostanze che vengono cedute dal legno al vino stesso a un certo punto si esauriscono, per cui in realtà le botti di legno vengono utilizzate soltanto per alcuni anni, perché appunto si intasano anche di microcristalli di bitartrato e materiali coloranti, per cui solitamente una barrique per esempio dura viene utilizzata per al massimo tre cicli, dopodiché viene sostituita. Quindi i principali impatti aromatici sono dovuti proprio a queste sostanze naturali che passano nel vino per diffusione dal legno stesso, ma anche a sostanze che avvengono per degradazione delle pareti cellulari dei lieviti e quindi del metabolismo dei batteri lattici stessi. La principale trasformazione che avviene ad opera dei batteri, d'opera delle pareti cellulari dei lieviti, è la lisi del lievito stesso. Quindi praticamente il lievito morto presente sul fondo della barrica, anche per effetto del badonnage, ovvero la messa in sospensione di questo deposito di lieviti morti, fa sì che sia la rottura della parete cellulare del lievito e
la fuoriuscita di mannoproteine presenti appunto nella parete cellulare. Queste mannoproteine quindi vanno a stabilizzare sia il colore sia i tannini e altre molecole aromatiche presenti nel vino. Per cui ovviamente bisogna considerare che ci sia anche questa ossidazione può provocare anche una perdita di colore del vino, che più che perdita di colore le chiamo evoluzione, perché diciamo, passa solitamente più a un colore verso il granato, verso l'aranciato. Quindi abbiamo detto, qui in questa slide sono racchiuse un po' tutte le modificazioni, vediamo l'ossidazione dei polifenoli, l'idrolisi dei polifenoli, l'ossidazione dell'alcol degli aldeidi e quindi altre varie modifiche sempre chimiche. E tra le modificazioni fisiche più abbiamo proprio la precipitazione dei sali, infatti spesso nella barrique si ritrova appunto questo strato di sali sul fondo e sulle pareti, nonché l'evaporazione di sostanze volatili e l'estrazione di sostanze legnose. Appunto tra le modificazioni biologiche abbiamo già detto appunto dell'autolisi dei lieviti e delle fermentazioni lattica acetica che possono svilupparsi all'interno del legno. Queste purtroppo a volte sfociano anche in malattie dovute sempre ai lieviti e dai batteri. Qualche domanda? Dimmi. Come si possono pulire i residui? Allora, solitamente non eccessivamente chimica nei serbatoi, nei contenitori, i residui nelle bottiglie. Nel legno, quindi in generale. No, nel legno no, perché io non utilizzo il legno. Sì, allora come dissi, praticamente spesso il principale molecola che andiamo a trovare, che sporca la botte per così dire, sono i residui di tartrato, quindi in realtà i sali di acido tartarico, quindi solitamente sono tartrati di potassio, che si attaccano alla parete del serbatoio e sono un po' difficili da pulire. Essendo appunto una sostanza acida, solitamente si utilizza una sostanza basica e quindi si utilizza la soda solitamente, o comunque preparati commerciali sempre a base di soda, spesso anche non schiumogeni per evitare l'utilizzo eccessivo di acqua. Quindi bisogna fare diversi passaggi con questa, chiamiamola soluzione di acqua e soda calda, che quindi per far sciogliere quanto più possibile questi sali di acido tartarico. Dopodiché quindi si procede un risciacquo con acqua e un secondo passaggio con acido citrico per eliminare i residui di soda. E poi di nuovo acqua. Quindi questi sono i metodi più normalmente utilizzati. Poi sono anche delle attrezzature che utilizzano vapore oppure delle palle forate che si collegano alle pompe in modo che fanno una sorta di effetto doccia ad alta pressione per aumentare un po' la pressione, quindi aggiungiamo all'effetto chimico della soda anche l'effetto meccanico di queste cose. Invece le barricche sono molto più difficili da lavare, solitamente si utilizzano delle apparecchiature che iniettano vapore, anche la conservazione delle barricche vuote è un po' delicata, si utilizzano solamente dei dischetti di zolfo per creare un ambiente saturo e quindi che evita lo sviluppo microbico. E alcuni produttori fanno raschiare la parete, vengono smontate le barricche e raschiate il primo strato di legno, però tra il costo e l'effetto poi che dà al vino, che è molto blando rispetto a una barricca nuova, non lo fa quasi nessuno. Una curiosità, quando non sono utilizzate è bene lasciarle piene d'acqua o no? No, solitamente viene solo lo zolfo. Esatto, il dischetto di zolfo. Quello che si accende. Esatto. L'ideale sarebbe tenerle sempre piene, quindi svuotarle e quindi sostituire il vino che viene messo all'interno delle barricche. In caso non si può fare, viene conservato questo. Faccio questa domanda che è per altro, se non c'entra col vino, cioè botti che poi verranno riutilizzate per la birra, per fare un invecchiamento in birra. Come non hai la vendemmia con le birre, oppure decidi di farla in un periodo. Nel frattempo, acquisita la botte, magari anche raschiata, pulita, come può conservarla un birraio, per un annetto prima dell'utilizzo? Sempre con il dischetto di zolfo, perché il dischetto di zolfo praticamente va a evitare lo sviluppo di batteri, dopodiché appunto si ha la restringimento delle doghe di legno. Prima di riempirla, va riempita con acqua, e quindi in modo che il legno si riidrati e quindi si evitano che appunto possa avere delle perdite.
Dopo che si è reidratato, solitamente una settimana tenuto nell'acqua, si svuota e si può mettere tranquillamente la birra o il vino. Lo stesso si fa anche col vino. Okay, perché grazie. Giustamente tenendo la vuota si stringe lì. Come dicevo, diciamo, una delle principali modificazioni del colore si ha a livello del colore. Come vedete, cioè, non so se si nota bene diciamo, in questa immagine, c'è un passaggio del colore che va dal violaceo fino a diventare poi granato, fino a raggiungere l'aranciato. Perché appunto gli antociani si legano ai tannini ceduti dal legno, precipitano sul fondo e quindi si ha questa perdita di colore. Ovviamente anche si ha una modificazione del profumo, e quindi tende a diventare più speziato, etereo, boisé viene detto anche l'impatto aromatico di un vino raffinato in barrique. E ad anche ovviamente l'aspetto gustativo ne risente notevolmente, ovviamente dico ne risente non intendendo né dal punto di vista positivo né negativo, quindi sono queste modificazioni che vanno a modificare il gusto, solitamente una modificazione positiva per cui viene sfruttato il legno, soprattutto a livello dei tannini e quindi va a modificare anche un po' la morbidezza del vino stesso. Una cosa molto importante da ricordare è quella di fare le colmature, perché appunto come avevamo detto sia un po' di vino viene assorbito dal legno, sia per effetto diciamo, della traspirazione che una certa evaporazione della quantità di vino, per cui è molto importante tenere sempre le barrique colme, quindi sempre riempite. Quindi periodicamente viene questa aggiunta di vino nuovo, per così dire, non ancora affinato all'interno delle barrique. In questa immagine si vede anche diciamo, un colmatore, che è solitamente di vetro, di plastica, che appunto, permette in realtà evita l'ingresso dell'aria all'interno della barrique e permette anche di visualizzare il livello del vino e quindi evita di farci dimenticare di fare la colmatura. E la terza diciamo, fase della vinificazione riguarda tutte quelle operazioni di chiarifica, stabilizzazione e filtrazione che precedono quindi l'imbottigliamento. Sono pratiche diciamo, molto importanti per definire poi diciamo, le caratteristiche del vino prima della messa in commercio. Perché appunto soprattutto per i vini, a maggior ragione appunto per i vini bianchi, una delle caratteristiche richieste dal consumatore per il vino è la limpidezza, in quanto la presenza di particelle strane presenti nel vino non è gradita al consumatore finale. In realtà vi sono diverse sostanze responsabili della torbidità, sia le parti solide dell'uva, che sono quelle parti che facilmente vediamo diciamo, subito dopo l'ammustatura. Ma vi sono anche batteri, lieviti e cristalli di potassio che restano in sospensione che quindi possono compromettere la torbidità di un vino. Ma vi sono anche sostanze di natura colloidale, quali proteine, composti fenolici e polisaccaridi che restano comunque in sospensione perché magari i polisaccaridi appunto non vengono fermentati. Queste proteine appunto molecole di grosse dimensioni che non siamo riusciti a eliminare con la prima defecazione che restano in sospensione e quindi compromettono la limpidezza del vino. Quindi va comunque effettuata una chiarifica. Questa chiarifica può essere effettuata con diverse modalità. Vi è una modalità detta naturale o spontanea dove si fa avvenire diciamo, una sedimentazione per gravità. Quindi queste molecole, essendo di grossa dimensione, tendono comunque nel tempo a sedimentarsi sul fondo del serbatoio. Sì, in realtà ci vogliono lunghi tempi, per cui per accorciarli un po' si fa assolutamente con l'utilizzo del freddo. Quindi il vino viene tenuto a basse temperature. Per cui si accelera questo processo di sedimentazione. Il problema è che non sappiamo mai se è avvenuto in modo completo, perché il vino comunque all'occhio potrebbe sembrare diciamo, limpido, poi diciamo, una volta imbottigliato, una volta movimentato, ci rendiamo conto che non ha fatto un buon effetto. Per cui solitamente si fa una chiarifica provocata, quindi con aggiunta di agenti chiarificanti, in grado quindi di far legare oppure di far aumentare la dimensione di queste particelle e farle quindi precipitare prima diciamo, sul fondo del serbatoio. Abbiamo diversi tipi di agenti chiarificanti, quelli organici e quelli inorganici. Quelli organici sono la gelatina, l'albumina d'uovo, l'albumina di sangue, la caseina, la colla di pesce. Molti di questi purtroppo sono allergeni, come le albumine, per esempio, che appunto c'è una recente normativa che prevede che va riportata in etichetta la presenza di albumina e comunque non può essere utilizzata in modo superiore a certe dosi. Mentre molto utilizzati sono i chiarificanti inorganici come la bentonite e il caolino. La bentonite è semplicemente un'argilla che quindi messa nel vino si idrata
favorisce, diciamo, per una caratteristica di sue cariche elettriche presieduto sulla molecola della bentonite, per cui favorisce l'aggregazione delle diverse sostanze colloidali ed altri tipi di sostanze e le fa precipitare sul fondo. Quindi c'è, se io per esempio utilizzo i filtri, i cosiddetti filtri chiarificanti, sì, faccio più o meno la stessa cosa, perché quelli comunque sono cosparsi di non so cosa, che non è proprio. Non è proprio la stessa cosa, in realtà dipende dalla quantità di sostanze diciamo intorbidenti presenti all'interno del vino. Il problema di fare semplicemente la filtrazione è che magari le molecole più piccole riescono a passare, perché praticamente i filtri sono delle strutture, diciamo, di, in questo caso di cartone penso utilizzato, diciamo, chiamiamolo cartone, non è proprio così, comunque delle strutture di cellulosa con dei fori calibrati, quindi quando si va a comprare un filtro si va a comprare in base al foro. Per esempio un chiarificante solitamente va da 2 a 3 micron, però all'interno di queste del vino possono esserci delle particelle anche più piccole di particelle di 3 micron, che con la semplice filtrazione riescono a passare attraverso il filtro, mentre aggiungendo il chiarificante, come per esempio la bentonite dicevo, riesce a legare sia le molecole grandi sia le molecole più piccole, perché questo legame avviene per carica elettrica, quindi magari la bentonite è caricata negativamente, questa molecola, anche se piccola, è caricata positivamente, per cui si legano per attrazione, come diciamo, due poli diversi di una calamita, e quindi legandosi a molecole molto più grandi tende a precipitare. Per cui facilitiamo poi le successive filtrazioni. Il problema di fare un altro problema è di farlo soltanto col filtro, che tende ad intasarsi subito, per cui riesce a filtrare poco vino ed è molto, molto complicato, diciamo, più complicata da gestire. Esatto, quindi prendono anche un sacco di aria appunto in caso del filtro a cartone. Quindi diciamo non è un intervento molto invasivo quello della chianifica. Anche se poi, come dicevo, comunque prima dell'imbottigliamento servono altre filtrazioni, però agire soltanto con i filtri diventa molto, molto complicato. Poi vi è la stabilizzazione tartarica. La stabilizzazione tartarica ha l'obiettivo quindi anch'essa di preservare la limpidezza del vino, ma non va ad agire sulle proteine, come abbiamo visto per esempio per la chiarifica, sulle cellule di lievito, ma va ad agire esclusivamente sulla precipitazione dei sali di bitartrato di potassio. Anche questa può essere fatta con metodo fisico o con metodo chimico. In realtà in questo caso il metodo fisico è molto utilizzato, ed è quello appunto della refrigerazione. Quindi il vino viene portato a bassissime temperature, in modo che diminuisce la solubilità di questo sale all'interno del vino che si deposita sul fondo del serbatoio. Solitamente si porta fino al punto di congelamento. Il punto di congelamento del vino è dato dalla metà del suo grado alcolico, cambiato di segno, meno 1. Quindi un vino che fa 12 congela a meno 7. Sì, meno 7. Per cui ne portate circa a meno 6. Praticamente viene tenuto un certo periodo di tempo a questa temperatura, in modo che appunto precipiti questi sali di tartrato di potassio, e deve seguire una velocissima filtrazione per evitare che appunto il vino diciamo, aumenti la temperatura e si sciolgano questi saltrati di potassio. Un altro trattamento invece è quello di utilizzare degli agenti stabilizzanti, quindi non avviene questo processo, ma vengono aggiunte delle sostanze al vino che evitano, diciamo, l'aggregazione e la precipitazione dei sali di tartrato di potassio. Questi sono l'acido metatartarico oppure le mannoproteine, che sono quelle sostanze che si liberano, come abbiamo detto, naturalmente dalle pareti cellulari del lievito durante l'affinamento in legno. Perciò diciamo che appunto le mannoproteine e l'affinamento in legno vanno a stabilizzare anche un po' la componente tartarica del vino. Oppure con l'utilizzo di carbossili metilcellulosa, che è una molecola quindi di grandi dimensioni, che quindi evita appunto l'aggregazione delle sostanze dei sali di acido tartarico. Come diciamo, quindi il refrigeratore è sicuramente uno strumento molto utilizzato in cantina, sia per il controllo delle temperature di fermentazione, sia appunto per effettuare la precipitazione dell'acido del tartrato di potassio. Quindi abbiamo detto appunto che solitamente alla chiarifica e alla stabilizzazione tartarica segue una filtrazione. Quindi la filtrazione qua ha lo scopo appunto di trattenere tutti i residui di particelle inerti che sono ancora presenti in sospensione all'interno di un vino. Quindi abbiamo detto che viene utilizzata per allontanare i sali di tartrato di potassio subito dopo la stabilizzazione tartarica e appunto viene effettuata anche subito dopo una chiarifica.
diciamo, il punto critico della filtrazione è proprio la reazione del vino, per cui va fatto sempre in modo di evitare diciamo, l'ossigenazione e evitare quindi ossidazione. Esistono diversi tipi di filtro, sicuramente sono molto diffusi i filtri a cartoni, quindi che appunto sono costruiti da questi strati filtranti solitamente quadrati e di materiale cellulosico che si comprano appunto in base alla porosità delle maglie di cui è costituito questo materiale, quindi che vanno appunto da 2-3 micron per gli sgrossanti, per i brillantanti, poi man mano fino ad arrivare ai filtri sterili che vanno da 0,2 a 0,45 micron, che sono assolutamente i filtri utilizzati prima dell'imbottigliamento perché riescono a eliminare anche i residui di cellule di lievito presenti nel vino. Altri molto utilizzati sono anche i filtri a candela, sono diciamo delle campane di acciaio che hanno il vantaggio appunto che il vino, essendo chiuso in questa campana di acciaio, quindi che va dalla botte a questa campana grazie a una tubazione, una pompa, non viene aereggiato, rispetto invece ai filtri a cartoni che invece prendono più aria. Poi esistono in realtà anche una serie svariata di filtri per filtrare le fecce, per filtrare i mosti, che diciamo, non analizziamo, sono meno diffusi diciamo, rispetto a questi utilizzati subito dopo la stabilizzazione, la chiarifica e pre-imbottigliamento. Ah, in particolare qua per esempio c'è un filtro per le fecce, un filtro rotativo. Questo filtro come funziona? Visto che c'è l'immagine ve lo spiego. In pratica viene utilizzato un materiale filtrante che viene stratificato sulla parete di questo diciamo, cilindro. Questo cilindro ruota all'interno bagnando il vino che si trova diciamo, nella parte più bassa di questo, diciamo, questa sorta di serbatoio e c'è del vuoto che lo risucchia all'interno. Quindi il vino passa, mentre le sostanze diciamo, che lo intorbidiscono vengono trattenute sulla superficie esterna di questo cilindro. E man mano che questo cilindro gira, va a toccare una lama che è presente qui sopra e quindi fa eliminare elimina diciamo, questa parte indesiderata. Diciamo, solitamente si utilizzano delle farine fossili, vengono dette, che hanno anche il problema che sono diciamo, poi per lo smaltimento una volta utilizzate, che sono delle sostanze inquinanti, per cui questi filtri sono diciamo, sempre meno diffusi, sono per filtrare le fecce, quindi fare vini di basso profilo qualitativo. Altre tecniche diciamo, di stabilizzazione del vino sono la pastorizzazione. Abbiamo detto già più volte è una tecnica diciamo, non utilizzata per i vini di alto profilo qualitativo perché la pastorizzazione, oltre diciamo, ad eliminare i lieviti presenti all'interno del vino, purtroppo degrada con la temperatura anche molte molecole aromatiche e va a intaccare anche il colore, per cui è utilizzata soltanto per i vini di basso profilo qualitativo. Diciamo, una volta effettuate tutte queste operazioni possiamo diciamo, definire il vino stabile per cui può essere finalmente imbottigliato. Anche l'imbottigliamento, come ho detto, è una tecnica molto, molto delicata perché fino a quando il vino non arriva in bottiglia può subire ancora delle contaminazioni e può subire delle ossidazioni soprattutto dovute all'aria, per cui adesso sono sempre più diffuse le imbottigliatrici molto tecnologiche che prima del riempimento fanno un lavaggio della bottiglia con sostanze disinfettanti e con acqua, dopodiché al momento dell'imbottigliamento le bottiglie vengono riempite, viene prima creato il vuoto, quindi viene tolto tutto l'ossigeno, vengono riempite con un gas inerte, solitamente azoto, anidride carbonica, dopodiché viene il riempimento. E per cui diciamo, un riempimento diciamo, fatto col vuoto in condizioni sterili. E quindi diciamo, in questo caso si va a valutare diciamo, anche le diverse imbottigliatrici, sono molto particolari perché è una macchina abbastanza complicata che è influenzata dalla forma della bottiglia, in particolare un'imbottigliatrice molto particolare è quella per i vini spumanti, perché è un'imbottigliatrice detta isobarica, perché nel momento dell'imbottigliamento bisogna anche fare in modo che vengano conservata la pressione di anidride carbonica che è stata ottenuta nella fase di spumantizzazione. Segue poi la fase di tappatura, anche sul tappo in realtà crea molti problemi al vino, perché il tappo di sughero è una sostanza naturale, per cui
c'è la possibilità che si sviluppino delle molecole aromatiche, in particolare il TCA si chiama, ticloroanisolo, che si sviluppa proprio nel tappo a seguito del trattamento di sterilizzazione, diciamo, effettuato a base di cloro. Per cui può questa sostanza poi trasmettersi all'interno del vino e dare il classico sentore di tappo che è molto sgradevole. Si stanno sviluppando invece altri tipi di tappi come questi sintetici che vedete in fotografia, quindi a base di materiale plastica, a base siliconici, che invece non danno questo problema, però sono un po', diciamo, brutti da vedere e il consumatore non li gradisce. In alcune zone stanno sviluppando il tappo Stelvin, ovvero quello con la vite, i tappi di vetro. Sono sempre diverse le tecnologie che stanno mettendo appunto l'uomo per evitare questi problemi. Fatto sta, diciamo, che sicuramente il tappo di sughero, oltre al suo certo fascino, consente anche esso un micro passaggio di aria, per cui fa ancora evolvere il vino all'interno della bottiglia, per cui si parla, oltre che di affinamento in barrica, anche di affinamento in bottiglia. Per alcuni rossi è ma anche per i bianchi in realtà un passaggio molto importante per l'evoluzione degli aromi del vino stesso. E infatti, come dicevo, appunto, le bottiglie vengono conservate per un certo periodo di tempo prima di essere messe in commercio. Questa operazione è estremamente importante per i vini spumanti prodotti con metodo classico, in cui appunto all'interno della bottiglia avviene ancora la fermentazione, per cui tutto quello che ci siamo detti, dalla fermentazione all'affinamento, in realtà nel metodo classico avviene all'interno della bottiglia, per cui è ancora più importante quindi questo periodo di affinamento in bottiglia. Concluso la parte di vinificazione, vi ringrazio. Qualche domanda? Cellulare escono. Ma in quel caso, o è un altro, non portano anche problemi di odori? O quando i lieviti fra di loro si mangiano? Sì. Allora, quella là è una. Ti faccio subito le tre domande, così poi lascio il micro. Okay, okay. L'altra mia curiosità era il cosiddetto, quando noi chiamiamo quella sensazione di ridotto. Sì. L'origine e i casi in cui magari si può risolvere solo con la reazione. E poi alla francese, la Brett. Vabbè. Spiegarmelo in maniera elementare meglio per poterlo riconoscere, sì, l'animale, la cosa, grazie. Vabbè. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, quella dell'autolisi dei lieviti, questa è un'operazione molto delicata, si fa sia in barrique, sia si può fare anche in acciaio, soprattutto si sta diffondendo molto la tecnica, diciamo, dell'affinamento su fecce fini anche per i vini bianchi. Parliamo di fecce fini, quindi è una dovuta soltanto alla sedimentazione dei lieviti che completano la fermentazione, muoiono, quindi sono dei lieviti morti e si depositano sul fondo del serbatoio. Quindi non è da confondere con la feccia che abbiamo detto all'inizio, che sta subito dopo l'ammostatura, ma è una feccia che si crea diciamo dopo la fermentazione, quindi completata la fermentazione. Allora, una volta effettuata l'ammostatura, quindi quella feccia che si crea di sotto del serbatoio, quindi nel mosto che sta fermo prima della fermentazione, è dovuta a residui non solo di lieviti, ma anche di proteine, sostanze pectiche, terra, quindi anche, esatto, quindi sono sostanze tutte negative che vanno allontanate dal vino. Mentre una volta che appunto il mosto pulito, diciamo, ha fermentato, quella che si crea al di fuori del serbatoio, oltre sempre piccoli residui di proteine, polisaccaridi e cose varie, è soprattutto il lievito morto, quindi il lievito che ha fatto la fermentazione, si è riprodotto in modo diciamo esagerato di numeri di cellule di lievito, muoiono e si depositano quindi sul fondo del serbatoio. Quindi è una feccia, viene detta fine, perché in realtà è più delicata, non crea, almeno all'inizio non crea cattivi odori. Questa fase di affinamento quindi va gestita molto bene, perché che succede? Che appunto inizia la decomposizione del lievito che è morto. In questa decomposizione si liberano sostanze positive o sostanze negative. Per far eliminare, appunto, far liberare sostanze negative, vengono fatti i badonnaggi, ovvero questa massa di lievito depositata viene messa in sospensione o con dei semplici travasi, con dei rimontaggi e all'interno del vino. Quindi viene un certo contatto con un po' di ossigeno. Questo contatto con l'ossigeno fa attivare una serie di enzimi, una serie di reazioni chimiche che fanno liberare, appunto, spaccare la parete cellulare del lievito, viene detta autolisi, e si ha la liberazione di queste mannoproteine.
Una volta liberate queste monoproteine vanno in circolo quindi nel vino e vanno a legarsi alle sostanze polifenoliche, ai tannini, alle sostanze coloranti, stabilizzandolo e migliorandone alcune caratteristiche. Dopodiché però bisogna, la bravura dell'enologo è capire quando interrompere questo diciamo, contatto con le fecce, quindi anche semplicemente con un semplice travaso. Perché poi, diciamo, dopodiché, oltre alla liberazione di monoproteine, si vanno a sviluppare e a liberare anche altre molecole che danno aromi sgradevoli e odori sgradevoli al vino. Esatto, odore di zolfo, il ridotto che adesso vedremo. Quindi diciamo, questa fase di affinamento deve essere ben gestita, sia se è fatta in acciaio, sia se è fatta in barrica. Sono ceppi diversi quelli che poi danno la crosta di pane o sono gli stessi ceppi che magari usi anche tu per il... Allora, nella fermentazione abbiamo detto, diciamo, se viene fatto in acciaio o in barrique, sono quei lieviti che fanno le fecce fine, sono i lieviti che abbiamo utilizzato in fermentazione, quindi il lievito selezionato che abbiamo utilizzato. In realtà i nuovi lieviti selezionati sono anche quelli proprio, diciamo, quando si vanno a comprare, sulla scheda tecnica sta scritto che praticamente sono predisposti proprio per l'affinamento sulla fecce fine, perché magari hanno più monoproteine, per cui l'enologo accetta il giusto compromesso tra il lievito che vuole per la vinificazione, diciamo, per la fermentazione in sé, e quello che vuole per diciamo, l'affinamento su fecce fine. Mentre nello spumante, con metodo classico, quella feccia fine in realtà è ottenuta dal lievito utilizzato per la rifermentazione. Per la rifermentazione solitamente si utilizza un altro tipo di lievito. Si utilizza un altro tipo di lievito per diversi motivi. Uno è quello dovuto agli aromi, ma soprattutto il motivo principale è se si deve utilizzare un lievito che sia in grado di sopportare il grado alcolico già presente nel vino ottenuto. Perché nella prima fermentazione noi aggiungiamo il lievito a una soluzione di acqua e zucchero, che è il mosto, e il lievito è l'ambiente che lui gradisce. Mentre nella rifermentazione dobbiamo aggiungere il lievito una soluzione di acqua e ad alcol, anche a volte di elevate concentrazioni, parliamo anche di spumanti che hanno 10-12 gradi alcolici, per cui il lievito in alcol tende, diciamo, abbiamo detto anche in questi giorni che l'alcol è un conservante perché evita lo sviluppo microbico, esatto, un lievito normale morirebbe, mentre vengono selezionati soprattutto ceppi di lievito di Baianus, che sono quindi resistenti a questo grosso contenuto alcolico di partenza, ma anche quello finale, perché un altro grado alcolico lo produce lui stesso nella bottiglia, deve resistere alla pressione che si crea nella bottiglia, quindi dall'anidride carbonica, e quindi in quel caso quelle fecce sono quelle del lievito di rifermentazione. Anche in questo caso gli studi stanno procedendo, quindi sono stati selezionati anche i lieviti che non si attaccano alla perite della bottiglia, perché il problema della rifermentazione in bottiglia è che poi questa feccia, a parte alcuni casi, tipo degli spumanti contadini, possiamo così chiamarli, questo strato di feccia deve essere eliminato dalla bottiglia di spumante. Per cui vi è una tecnica che viene detta remouage, dove le bottiglie vengono messe inclinate, diciamo, nelle strutture dette pupitras, e diciamo, il mastro, il cantiniere che fa la spumantizzazione, una volta a mano, adesso anche quello è tecnologico, gira la bottiglia di un quarto di giro periodicamente. Quindi diciamo, questa rotazione delle bottiglie fa sì, la faccio con questa anche se è una bottiglia di spumante, quindi la bottiglia sta inclinata, la rotazione della bottiglia fa sì che il lievito piano piano scende nel collo della bottiglia stessa, e man mano viene aumentata anche l'inclinazione. Quindi a un certo punto avremo una bottiglia che si troverà in questa posizione con tutto il lievito che si è depositato nel collo della bottiglia. Il problema è che questi lieviti tendono, diciamo, ad attaccarsi una volta morta alle prede della bottiglia. Sono stati selezionati dei lieviti che, diciamo, non hanno, diciamo, questa caratteristica, quindi non si attaccano alla bottiglia, vanno a finire tutti nel collo della bottiglia stessa. Dopodiché, per eliminare questo strato di lievito, la bottiglia viene congelata, il collo della bottiglia, e viene fatto il décorchement, si chiama in francese, quindi l'eliminazione del tappo, una volta viene fatta a mano, quindi i maestri francesi erano bravissimi con lo spumante a fare questa operazione a mano in modo molto veloce, che fuoriusciva soltanto il tappo e la prima parte di spumante contenente questo lievito, dopodiché veniva riempito e ritappato. Attualmente, per facilitare il compito, diciamo, ci sono delle macchine che congelano il collo della bottiglia, viene estratto, diciamo, questo tappo più questo tappo di ghiaccio contenente i lieviti, dopodiché la bottiglia viene ricolmata con il liqueur di spedizione, si chiama, quindi ogni azienda produce, diciamo, mette a punto questa soluzione di vino con all'interno, si dice, anche altre sostanze, liquori, diciamo, per dare la caratteristica aromatica, spesso anche solfito per contenere, diciamo, l'ossidazione della bottiglia, e viene
E a questa fase segue ancora anche un altro po' di tempo di affinamento. Quindi, come dicevamo, quell'affinamento che noi facciamo venire in acciaio e in botti di legno, quindi dovuto alla lisi della parete cellulare, all'interno della bottiglia, con un ambiente molto più concentrato, sono molto più lieviti, è ancora più delicato e più complicato da far avvenire. Un'altra domanda? Sì, allora, se lo vogliamo fare approfondito. La riduzione, sì. Dico, in senso lato, momenti d'origine, sì. Allora, quando li possiamo trovare, quando basta solo ossigenarlo, e poi quella leggenda che mi sa che è vero del centesimo di rame. Esatto. Allora, oggi pomeriggio facciamo proprio una lezione sui difetti del vino. Sui difetti del vino, quindi parliamo proprio dell'ossidazione. Allora, adesso magari non te l'accenno. Praticamente l'ossidazione è il caso contrario della riduzione, il caso contrario della ossidazione, quindi quando c'è poco ossigeno. Quando c'è, perciò dicevo prima, quella microossigenazione fatta nelle barrique è molto importante per l'evoluzione del vino. Infatti spesso la microossigenazione viene creata artificialmente anche nelle botti di acciaio. Esistono delle candele porose di ceramica che vengono inserite nel vino collegate a una pompa, diciamo, di ossigeno che va ad aggiungere poco alla volta l'ossigeno nel vino. Quella degli acquari. Esatto. E quindi praticamente fa avvenire questa microossigenazione all'interno della botte di acciaio e quindi si hanno delle evoluzioni simili a quelle del legno. Per cui una riduzione di quell'origine deve sempre andare via dopo che io ho ossigenato bene. Non sempre, perché questo è il problema, perché praticamente cosa succede? Solitamente succede quando il vino non viene travasato, quindi eliminato da sopra le fecce che siano, magari una volta erano fini, per cui questa assenza di ossigeno fa sviluppare delle molecole contenenti solitamente zolfo e mercaptani. E per cui sono delle molecole sgradevoli. La riduzione ovviamente quanto più è spinta più è difficile da eliminare. E in caso in cui si ha un inizio di riduzione basta un semplice travaso all'aria, eliminando quindi le fecce presenti sotto al serbatoio e viene eliminata, diciamo, anche l'odore. Nei casi più forti invece purtroppo queste molecole si evolvono in molecole sempre più complesse e non vanno più via. Un altro, diciamo, trucco, diciamo, che viene utilizzato in ambito contadino, a volte anche in cantina, è quello di far venire a contatto il vino con del rame. Quindi si utilizza solitamente una delle bacinelle di rame o diciamo appunto il centesimo. Nel bicchiere è sufficiente. Sì, ma si usano, diciamo, delle bacinelle di rame, perché che succede? Appunto si lega la molecola del rame, queste molecole contenenti queste sostanze odorose e sgradevoli, per cui vengono eliminate e quindi, diciamo, si toglie. Però in molti casi, diciamo, questo processo evolve ed è difficile da eliminare, dal classico odore di uova marcio, di fiammifero, quindi poi man mano che evolve, lo vedremo oggi in dettaglio i diversi stati della riduzione. Mentre la terza domanda, se non sbaglio, era sul Brett. Lo facciamo nel pomeriggio. No, il Brett ne possiamo anche parlare, diciamo, il Brett perché più di natura, diciamo, microbiologica. Viene detto comunemente Brett dai tecnici, ma stiamo parlando di Brettanomyces. Il Brettanomyces è diciamo, un lievito che è possibile trovare, diciamo, purtroppo nelle cantine. A differenza quindi del Saccharomyces cerevisiae, che ci dà tutti quegli odori gradevoli che noi vogliamo, il Brettanomyces sviluppa degli aromi e degli odori che sono spesso graditi, come il sudore di cavallo, un cuoio molto spinto, per cui diciamo, è sgradevole da ritrovare nei vini. Il problema del Brettanomyces è che una volta che si è insediato in cantina, l'unico modo per eliminarlo è cambiare cantina. Cioè, non è difficile da debellare con le sterilizzazioni, quindi si fanno lavaggi, passaggi con vapore, purtroppo però non si riesce a eliminare, e quindi abbiamo il rischio ogni anno che si sviluppi insieme al nostro Saccharomyces cerevisiae anche il Brettanomyces. In particolare si insedia nelle doghe delle botti di legno, per cui la sanitizzazione delle botti di legno è una cosa estremamente importante da effettuare nelle cantine. La mia domanda era anche, si sviluppa solo dopo il lievito normale o anche
cioè se è presente in cantina, nel momento in cui io porto le uova in cantina c'è il rischio che sì, quella diventa un'infezione terribile. Sì, sì, però sì, mi ero sempre chiesto, può partire solitamente, siccome appunto lui trova il suo, diciamo, luogo di sopravvivenza, le doghe del legno, solitamente si sviluppa nel momento in cui andiamo a mettere il vino nel legno, quindi trova tutte le sue condizioni ideali per svilupparsi. Addirittura c'è qualche azienda che sta selezionando dei Brettanomyces da utilizzare in vinificazione, quindi che c'ha delle caratteristiche positive. Di vini però con queste cose ancora, sinceramente ancora non ne ho assaggiati con il Brettanomyces voluto, diciamo. Sì, nella birra invece è molto utilizzato il Brettanomyces, sì, perché riesce ad attaccare appunto anche l'acido lattico.